State ascoltando è Fambo. E stasera continuiamo a giocare alla leggenda dei Cinque Anelli, perché Fambo è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano, e ci trovate su fambogdr.it e su qwerty.it, oltre che su Facebook, Spreaker, YouTube e tanta altra roba. Qualunque cosa voi usiate per ascoltare podcast, noi ci siamo. E se non ascoltate i podcast, non vi interessa questo messaggio, perché state guardando i video su Facebook o i video su YouTube. Suonava come una maledizione. Tra l'altro anche quello. Fumble GDR e QWERTY.it sono un'associazione di cui si può diventare soci e a cui si possono fare delle donazioni per aiutarci a produrre nuovi podcast, o a comprare cose bellissime come il manuale di Dread, che finalmente possediamo fisico. Ma sai che quando sono entrato pensavo fosse tipo il fumetto di Dread? No, e invece è il manuale di Dread che è finalmente arrivato dalla Impossible Dream direttamente dagli Stati Uniti. E sono molto contento di averglielo comprato, perché dopo tutte le partite che abbiamo fatto con il PDF, avercelo fisico da potersi passare al tavolo. Io voglio una partnership Dread Jenga. Il Jenga proprio ufficiale di Dread. Cioè, sì, che facciano una partnership, no, diventino una società sola che si occupa di tutte e due. Può essere la Hasbro, non so come la prenderà, però secondo me è leggermente una merda. Si può proporre il marchio dell'Hasbro, sì, Jenga. Jenga. Sì. Jenga acquista Dread. Visto che mi sembra più fattibile. Una partnership. Esatto, Hasbro, non acquistare Dread. Come no? Fate una partnership. Ma poi ti fa i cosi che quando tiri fuori ti feriscono veramente. No, no, sì, no. Ma la libertà creativa viene praticamente messa in ginocchio in mezzo a una piazza e le sparano in testa. Poi prendono un altro Hasbro, se ci vuole sponsorizzare, noi siamo qui. Quello chiaramente sì. Ne togli uno, ti esplode in mano e perdi un dito. Così facciamo 12 puntate di Come quel gioco su Monopoly. A proposito di Com'è quel gioco, esce il Monopoli di Com'è quel gioco. No. Esce di tutto, dai. No. Ma non di Com'è quel gioco. Com'è quel gioco è il podcast di giochi da tavolo di Fumble e QWERTY, e venerdì esce una nuova puntata. Yeah. Ospite di nuovo in puntata Mauro Monti di Casa Killadmil, che è impronunciabile. Grazie Mauro per farmi vedere. Io perché tu non l'hai detto l'ultima puntata, ero convinto fosse Climadil. Io mi devo sforzare ogni volta per dirlo giusto, perché è sempre Killamdil, Killadmin, non lo so. Killadmin. Killadmin. Killadmin, esatto. Esatto. Ma questa sera noi giochiamo a una cosa più pronunciabile, tipo Rokugan, e con la famiglia Agashi. Non è che sia tanto meglio. No, soprattutto... No, fermi, io non posso giocare se non ci sono le mappe dei nomi. Ce l'hai, ho stampato una mappa a te. Sì, ma deve essere messa davanti, perché almeno capiamo in cosa ci stiamo infilando. Come disse esatto. Agashi, come disse il metallo. Non mi farai mai finire. È metallo, no. E dato che hai fatto il metallo, adesso fai il riassunto dell'ultima volta. L'ultima volta, le sane tradizioni, metallo riassunto. Devo aspettare dopo il riassunto. Errore da Nubo. L'ultima volta, datemi un incipit per l'inizio dell'ultima volta. L'ultima volta tutti i grandi piani di Ida sono andati a puttana. Esatto. Era iniziata che eravamo... complimento. Ah sì, sì, che eravamo indecisi se uccidere Agashi. Agashi. Se ucciderlo, Akuseki. Se uccidere Akuseki oppure fingere per avere informazioni, perché ci avevano chiesto di ucciderlo. Noi abbiamo detto no, non ti possiamo uccidere perché sei nostro bro, come dicono a Rokugan. Chiaro. No, che sono i Kirin. Certo. I Gaijin. I Gaijin.
e abbiamo deciso di trovare un modo per avere informazioni ugualmente, tipo fingere di uccidere. Stavamo facendo vari piani su come fingere di ucciderlo, fino a che lui ha detto: "Toh, ecco i miei capelli", ha tirato una Mulan e ci ha dato i capelli da portare come segno della sua morte. Noi siamo andati, anzi loro sono andati, vabbè, diciamo noi come gruppo, da Ragno, colui che aveva chiesto l'assassinio di Akuseki. Una volta arrivati lì, abbiamo trovato anche il padre di, avete trovato di Akuseki, che è il vero Ragno. No, c'era anche l'altro prima, sì, che vabbè, si è finto Ragno. Non mi correggere, i riassunti se sono giusti. Vabbè, vai avanti. Che si è rivelato non essere il vero Ragno, al che abbiamo beccato il padre di Akuseki, che si è rivelato essere il vero Ragno, si è rivelato essere, sì, il daimyo della città, ma non esattamente un daimyo della Fenice. Oddio, per il mondo è un daimyo della Fenice, in realtà lui è un daimyo del, e questo me lo sono più o meno perso. Lui non è un daimyo perché non è un samurai. Ah, giusto, perché la sua famiglia non è nobile. Si erano infiltrati da vario tempo perché sono i ninja. Si sono infiltrati da vario tempo. Gli unici ninja non dello scorpione. Nel, diciamo, nella gerarchia imperiale, fino a falsificarsi la casata, e hanno, e stanno facendo questo doppio gioco per loro, quindi in realtà non fanno del male troppo a qualcuno, però è abbastanza losca come situazione. Hanno detto: "Ok, sappiamo che non avete ucciso mio figlio, perché in realtà anche mio figlio sa tutto, neanche lui è un samurai in realtà, e tra l'altro, tra l'altro, abbiamo deciso di andarcene". Non ricordo esattamente. Dove? Abbiamo ricevuto delle informazioni. Le nostre informazioni ci dicevano? Le nostre informazioni ci dicevano che il ragno, il ragno. Cosa, come eravamo arrivati al ragno, quell'altro ragno, quel vero ragno? Allora, ovviamente... sono passate 2 settimane, vi concedo questa. No, allora. E c'è stato anche di mezzo comune. No, perché io quindi... c'è stato di mezzo. Io e il ragno con la famiglia dei Ciuda, ma i Ciuda, allora, mi sa che sono. Come eravamo arrivati alla famiglia? Quelli di per Ciuda. Il tatuazzo, no? I Ciuda, ah, Ciuda lui sono... facendo ricerche, perché sostanzialmente ha vinto la corsa verso il porto, verso il molo contro Akuseki. E quindi, avendola vinta praticamente per rinuncia di Akuseki, visto che lui ha fatto una partenza stile missile, Akuseki si è seduto per il coyote, ecco. Esatto, si è seduto con Ida e si è bevuto e magnato l'impossibile mentre lui correva avanti e indietro dal molo. Quindi, avendo vinto, lui ha ricevuto l'accesso sostanzialmente a quelle che erano le informazioni sui Ciuda. Esatto, le informazioni sui Ciuda. Ho scoperto che ha finalmente ucciso mio nonno. Esatto, succede questo, che su noi Ciuda. scopriamo ovviamente che il fratello del papà di Akuseki è il portatore dello spirito del Mao, sì, Tsukai, che aveva maledetto la città della memoria, dei ricordi, non mi ricordo. Questo è un gioco dove, se uno si collega in questa puntata a vedere vediamo cosa fanno questi, non capisce un cazzo. Capisce un cazzo, e non ma è possibile possono, fare riassunto. È fatto apposta, ma perché possono ascoltare tutte le puntate. Cioè, alla 20ª puntata, però, la volta che manca qualcuno che non giochiamo, tu da solo devi fare il riassuntone alla Beautiful. Alla occhi del cuore, no? Ti devi mettere di fa. Tutto è iniziato quando i lupi si sono rincontrati. Potrei preparare un bel fotomontaggio con le scene che spiegano le cose principali. Potrei cominciare a riascoltare le puntate di Leggende dei Cinque Anelli e cominciare a fare un blog di riassunti. No, però sicuramente, se dobbiamo scegliere tra le varie N stagioni di Fumble, quella in cui è più opportuno fare binge auditing, sicuramente questa qui lo è. Sì. Cioè, te la fai in fila, così almeno... eviti di fatto perdere. Sta quagliamo. Tornando, abbiamo scoperto questa cosa, per cui abbiamo scoperto che lo zio di Akuseki sostanzialmente era il portatore, no, del Mao Tsukai, era ovviamente la magia del sangue, esatto, cattivone. A causa della magia del sangue è stato colui che non ha resistito il sigillo, no, per cui ha liberato lo spirito. Attraverso di lui lo spirito ha maledetto la lettera e ha tentato di fare fuori Imatsu. E adesso è posseduto dallo spirito. Adesso è posseduto ed è stato avvistato l'ultima volta nelle terre del ragno, ma non dei Ciuda, no, dell'altra famiglia di cui non, sì, ricordo nelle il nome. Nelle terre del ragno, appena al di là del confine. Esatto, dai Gozu, appena di là dal confine del granchio. Quindi proprio quagliando, noi siamo dalla parte opposta del confine della regione. Sì, no, della siete, regione. Siete diametralmente opposti al punto dove dovete arrivare, esatto, e dobbiamo arrivare lì per due motivi. Game Master ha una malvagità insana. Questo gruppo di spoveracci, samurai, ma vedrete, si sono filati in chissà cosa...
anche qua come disse, e sono andati, dobbiamo andare fino a sotto, quindi il nostro scopo è andare dall'altra parte del mondo conosciuto dell'impero. Da noi, dell'impero, per due motivi. Uno, oltre il confine dove ci sono le terre d'ombra, dove ci sono mostri, demoni e roba bruttissima che ti uccide e ti corrompe, per sia lui per indagare ancora più a fondo sulla pergamena che sta cercando, da uno dei clan del ragno, ma che anche questo è oltre il confine? Sì, sì. Tutti i clan del, okay. Del ragno sono appena oltre il confine. E un'altra famiglia del ragno che sappiamo essere l'unico, l'ultimo contatto con lo spirito? Esatto. Okay. L'idea è che un gruppo di samurai un po' bizzarro come il vostro possa passare per un gruppo di mercenari che vogliono farsi un nome nelle terre d'ombra, esatto. E quindi farsi ospitare dai ragni senza troppi sospetti. Al che la volpe si domanda... Te pareva. Perché? Ah no, strano, perché io a questo punto avrei... Di solito la tua domanda in questo momento è: qual è il piano? Qual è il piano elaborato che non seguiremo? La volpe vede che il granchio conosce bene. Sti cazzi. Il kitsune. L'hai detto 7 volte in una puntata. Quella sarebbe la seconda domanda che la volpe vorrebbe. La prima è: perché? Io il mio perché ce l'ho. E quella è una cosa su cui si può lavorare. Anche Akusei che ti dice: anch'io il mio perché ce l'ho. È dovere della mia famiglia. Qual è il piano? Anche aiutare Akusei. Ecco. Anch'io il mio perché, anch'io il mio perché ce l'ho. Nulla di quello che sta al di là del confine deve passare il confine. E allora anche questa volta la volpe. Alla volpe basteranno i perché degli altri. Ma il piano? Il piano è di arrivare più o meno velocemente nelle terre della famiglia Ciuda e poi in quelle della famiglia Daigotsu, che si trovano appena oltre. Come hai risaputo, le volpi non sono molto brave a orientarsi. Se la volpe non sbaglia, si trova dalla parte opposta dell'impero. Esattamente. La volpe crede che sia il caso di fare delle fermate di intermezzo. E potrebbe essere il caso di decidere ora quali fermate vogliamo fare prima di intraprendere una strada troppo lunga per fermarci altrove. La mia famiglia, la famiglia della volpe, crede che la volpe sia a protezione di qualcuno nelle terre del leone. La volpe si sta allontanando parecchio da lì, quindi forse un... E mi massaggio tipo le spalle, le vergate. Se è il caso di avvisare. È di strada, giusto? Può essere di strada sia da una parte che dall'altra. Allora i lupi faranno sì che sia di strada. Beh, possiamo scegliere se prendere una nave e giungere nelle terre della gru, dove però Kakita potrebbe non essere ben accetto. Non la nave. O andare a prendere, sperando che qualche unicorno gentile sia in grado di fornirci qualche cavallo, un mezzo per correre più velocemente le strade di Rokugan. Le mucche magre? I Kirin. Beh, io sì. Li intendevo quelli che chiamano cavalli. Sì. Quelli che corrono. Sì. Potrebbero essere vedi comodi. Questo quello indicando il petto. Io se devo scegliere cavallo. Tra la nave e un cavallo preferisco direttamente un cavallo. Oltretutto un cavallo ci permetterebbe di passare dalle terre dei draghi. Forse tu potresti trovare qualche cosa di utile per il nostro viaggio. In più, se si mettessero male le cose, come sapete, i kami della terra preferiscono poterci aiutare quando i nostri piedi sono piantati ben per terra. Cosa intendi per utile nelle terre dei draghi? Lui guarda la sua spada, quella fatta di onice, e dice: qualcosa come questa, forse? Ah, posso quindi chiedere... così dentro le terre dell'ombra. Posso chiedere al tempio, non... Diciamo non che questa è dire. Una risorsa estrema nel caso le cose vadano nella peggiore delle possibilità. Grato. Noi monaci non dell'ordine tatuato non usiamo armi, quindi... Non saprei dire, ma almeno per la mia persona non me ne sono mai interessato. Ma chissà che i vostri sensei non abbiano qualche unguento utile per tutti noi. Questo è vero. Cristalli, giada. È tanto che non torno al tempio di mio nonno.
E sì, allora. Non so, però... Cioè, nel senso, allungheremo un po' la strada, credo. No. Non lo so, questo lo chiedo più al master. No, allora, se volete effettivamente andare a prendere i cavalli, dovete per forza attraversare le terre del drago, quindi... Sì, sì, perché non so dov'è il tempo io di mio... Non in una posizione così... Non in culogna, almeno di strada, perfetto. Passando dalle terre del drago si arriva nelle terre dell'unicorno, da cui potete scendere direttamente verso Kitsune e Granchio. Kitsune volendo. Sono vicino a quelle della Mantide, no? Sono tra la gru e il Granchio. E sono dei nelle isole fuori da... Sono separati. Ah, voi okay. Siete i vassalli di terra della Mantide. Ah. Siamo tipo gli inglesi. Sì. Bello. Siete tipo gli inglesi. Ma no, gli inglesi che vassalli sono? No, quando quelli quando che in America. In America. Ah, okay. Ah, i coloni americani. Ah, ok, sì, sì. E intanto Kakita vi guarda e vi dice: beh, io credo che aspetterò che Umon sia pronto ad affrontare il viaggio insieme ad Izawa. Non mi fido a lasciare Izawa nelle mani di uno scorpione. Non mi fiderei a lasciare te qua. Non, io... per Umon, non mi fido a lasciare Kakita qui perché finirebbe morto dopo due giorni da qualche parte. Sono già morto. Non sì, è appunto, noi, non è la volpe problema. Intende morto. Beh, morto puzza. No, Ida, puzzi anche lo stesso. Ida Sama, voi avete la responsabilità di quest'uomo, se non sbaglio. Decidete e voi. E un uomo morto non mente. Ho giurato che avrei ucciso Umon solo a cose fatte. Non è detto che debba puzzare, però. Non è detto neanche che una volpe debba per forza scambiare tutti gli ingredienti in cucina. La volpe è stata? No, questa volpe non l'ha vista. C'era uno stronzo incluso nella eppure pazza. Di solito alle volpi piacciono i kitsune. Strano non che non si sia fermato a parlare. Kakita è una mia responsabilità, sarò io a garantire per lui ovunque andremo, quindi un tragitto vale l'altro. Dal mio punto di vista passare per le terre... Sì, ma lui vuole rimanere qui, quindi non sarà con te. Sì, non è il problema del portarcelo con no. Lui, il problema è che lui vuole rimanere qua. Sì, a te va bene. Per quale ragione? Perché c'è Izawa e Umon e Kakita è l'unico che sa cosa sta succedendo. So dove state andando, perché ci state andando, so che cosa è Izawa e che cosa non dirgli e conosco bene Umon. Ma avrebbe più senso che si fermi Xiang o Ida. Perché? O forse Xiang, in modo che tu sia con Ida. Perché non sei un samurai, potessi aver bisogno di qualcosa qui. Sicuramente loro sono più adatti. Beh, sono sopravvissuto tutti questi anni senza essere un samurai. Questo, non in città. Però anche in città. È anche vero che qui Kakita potrebbe godere comunque dei buoni auspici di quelli che per noi erano gli Agashi, ma che in realtà si sono rivelati un'organizzazione. Quindi potrebbe essere appoggiato da loro. In attesa di sapere cosa Izawa e Umon faranno. Non vedo perché si debba fermare Kakita. Chiunque di noi sarebbe più appropriato. Forse Xiang no, perché non potrebbe. In realtà, al seguito di un'organizzazione che assolda abitualmente mercenari, come io do meno nell'occhio. Da meno nell'occhio di sicuro che un samurai fatto e finito. E non posso certo andare nelle terre della gru a chiedere favori mentre voi sì. È vero anche questo. Vista così. Sicuramente rimanere. Mi dispiace dal punto di vista assoluto. Che sia follia lasciarlo qui da solo, ma il gruppo decide. Io credo che. Con Umon. Umon è chiuso in carcere. Uh-huh. Umon è chiuso in carcere. E ho giurato che la sua vita non sarà messa in pericolo finché tutto questo non sarà arrivato alla fine. E un uomo morto non dice bugie. Io mi fido. Non deve neanche dire la verità. Non possiamo neanche portarcelo dietro contro la sua volontà. Qualcuno di noi ha dei mezzi o è plausibilmente in grado di obbligare Kakita con uno sforzo bellico a seguirci. Io credo che forse sia il migliore combattente. Quindi... No, ma quando, da quando in qua le cose nel gruppo si decidono combattendo?
Se io devo obbligare qualcuno che non vuole venire, l'unica cosa è un atto di forza. No, l'unica cosa è un voto del gruppo. Non ti è ben presente il concetto di obbligare, allora? Se tutti decidessimo che tu devi venire e Ida deve restare, ti opporresti con la forza? Non lo so. Si comincia. Ma non è questo quello che ti ha chiesto Ida. Non cercare di sviare il discorso come fanno sempre le volpi. Ha detto esattamente questo? No. Io vado a fare i preparativi per il viaggio intanto, mentre decidete. E esco e vado e comincio a preparare le provviste per il viaggio. Abbiamo già perso un votante. Beh, lui era d'accordo a far stare Kakita. Ma se attiviamo la votazione adesso, lui non c'è. Se dobbiamo fare dei giochi mentali, non ne usciamo più. No, quindi perché l'hai detto prima che uscissi. Non è che ci sia da votare. Per me la responsabilità di Kakita è tua, Ida-sama. Appunto. Per me siete voi quello che decide, non il gruppo. E se Kakita ha esposto le sue ragioni, mi sembrano valide. Alla volpe no. E allora vedete fra di voi. Il mio pensiero lo sapete e io vado a prepararmi per il viaggio. Guarda la volpe. Sono squadra della testa confuso, che mi sa cosa sta succedendo. È molto semplice. Mettiamole i voti. Quanti di voi sono opposti all'idea che io resti? Risolta la votazione. Ci voleva molto? Mi giro e me ne vado. Odio essere l'unico che comprende la volpe. E perché te ne vai? Proprio per questo. In realtà sarei restato. Ma l'idea di viaggiare ancora con Kitsune. Eh sì, Kakita-sama, vi chiedo la cortesia di essere prudente. Terrò una spada oltre alla spada di bambù solo per questo motivo. Buona fortuna. Ci rincontreremo nelle vostre terre. Vi aspetteremo. E ricordatevi della nostra offerta. Un combattente valido come voi sul muro sarebbe sicuramente ben accetto, al di là delle scelte che sono state fatte. Quando vedrete le terre del granchio, vi prego di prenderlo in considerazione. Lui ti fa un cenno con la testa. Sto cominciando a pensare che il muro del granchio sia come i corvi e la barriera. È esattamente così. Sì, sì, è esattamente così. Io voglio fare qualcosa, te la faccio breve. È pieno di gente che dipende. Dipende che cosa vuoi fare. Te la dico in breve, grandi linee, poi dimmi tu quante di queste mi vuoi far giocare. Ok. Voglio entrare nella terra per andare nel palazzo di... dove sta Aizawa. Ok. Voglio parlare con uno spirito. Quali sono quelli più affidabili? Terra. Quelli più affidabili, ma che parlano meno, sono quelli della terra. Quelli sei un pezzo di demoni. Spirito della terra. E digli di recapitare un messaggio solo con Aizawa e solo se Aizawa prova a parlare con lo spirito. Ok. Se lo fa, raccontagli esattamente tutto, compreso tutti i dubbi che ci hanno detto su di lui, tutto. Ok. Fai un tiro per la comunione con gli spiriti. Ok. C'ho un raise gratis. Ok, e hai un raise in più perché non sai tra quanti giorni dovrà farlo. Quindi è una cosa un po' più lunga. Sì, sì, che però si faccia... Magari uso anche un altro raise per... lo spirito si deve manifestare la sua presenza, però non... Oh, te devo dire una cosa. Ah, capo. Quelli sono quelli dell'aria. Esatto. Capo, c'è roba. Cioè, proprio una cosa che lui magari rimane lì, lui sente un po' di più presenza degli spiriti della terra e c'entra con lui. Che grande lo spirito dell'aria. Oh, capo. Zio. Cioè, gli spendo un punto vuoto. Magari va dopo 2-3 ore. Eccolo lì. Eli. 70? No. 24... Quello è per le prove di scherzo. Ah, ne tengo uno in più che cosa del punto vuoto. Sì. 9, 18, 24, 29, 39. Hai fatto morire più un raise gratis. Lo spirito che evochi non ti dice nulla più che un cenno col capo. E poi me ne rivado. Perché è uno spirito della terra.
me ne rivado dopo i 20 minuti che ci ho messo per spiegargli tutto, per riaggiungere loro. E che è il motivo per cui ti ha fatto solo un cenno col mm-hmm. capo, nel frattempo si era già annoiato. Ma è lo stesso che ha condotto le trattative la volta scorsa? No, quello era il suo spiritello. Ah, era il suo spirito guida. Ah, ok. Sarò breve. Il Cami fedele. No, se ne evocavo uno era peggio. Okay. Tanto salutiamo Lorenzo che sta guardando la puntata, ma non può essere qui a giocare. Ciao Lorenzo, riguardati. Ti aspettiamo. L'ho obbligato a riguardare le ultime due puntate praticamente con questa cosa che ho appena fatto. Non può usare la scusa, beh, non c'ero, è giusto che io non sappia cosa è successo. No, come noi facciamo un riassunto, ma te ne devi guardare tutte e due. Qualcun altro vuole fare qualcosa prima di partire? Ok. E allora addestramento. Ah, okay. E si scoprì che questa era anche una mappa. Ta-da! No. Io voglio fare addestramento con Kakita prima di andare. È vero, no, ma ci si può allenare fra personaggi nei tempi morti per aumentare le abilità? Esatto. No, ci si può allenare fra personaggi nei tempi morti per fare flavor. Va bene. Ok, va bene. Ok, quindi Ida. O per Kakita. Darti la scusa del perché aggiungi dopo un punto in Bushido. Ah. Non è per Bushido, in Kagematsu. Kagematsu è un altro gioco a cui giocheremo tra due settimane. L'hai buttato apposta. Esatto. No, non l'hai buttato apposta, sì. Ma non fa niente. Hai ragione. Allora, questo troll era fallitissimo. Esatto, anche perché è uno dei tuoi giochi preferiti. Uno dei tuoi giochi preferiti. No, ho detto solo che è. Vai. Tu ti presenti da Kakita che sta sistemando la taverna che ormai è diventata di sua proprietà, de facto. Ok. Hai dei filtri. E vai, dimmi che cosa gli vuoi dire. Kakita-sama, prima di partire vorrei per una volta incrociare le lame con voi. Per addestrarmi, per fare esercizio, ma soprattutto per vedervi di nuovo all'opera. Quindi entrambi con una spada di bambù? Volentieri. Voglio capire come siete riuscito con quella spada di bambù a sopravvivere in un mondo così difficile come il nostro. Sono sinceramente curioso. Ah, perché detto è in adamantio, non l'hai visto? È una stecca di adamantio di avvelenato. Esatto. Questo sarebbe bellissimo. Ma è solo di bambù. Sì, ho anche un'ottima idea. Bene. Va a ravanare nel retro della taverna, mm-hmm. Senti che spaciocca un po' con della roba e poi torna praticamente con un pezzo di legno su cui ha scritto: se volete assistere al duello pagate un Koku, il più piccolo è lo Zeni. Che di Final Fantasy lo Zeni? Lo Zen. No, anche Zeni. Ah, grande, quindi... Zen. Va bene. È così che sono sopravvissuto per anni. Molto interessante. Esce fuori dalla locanda e appoggia il pezzo di legno al muro. Mm-hmm. Preparati, tra un quarto d'ora incroceremo le lame. Ok, grazie. Trova una spada di bambù. Va bene. Scardina masse. Vabbè, vado da chi le può vendere le spade di bambù? Il fossato. Qualcuno al porto, okay. C'era sicuramente. Posso farti una catena di fiamme se vuoi? No, non ho bisogno. Vabbè, vado al porto a cercare una spada di bambù e la compro. In realtà te la regalano dicendo: scommetto che vincerete voi. E si prepara a creare un giro di scommesse intorno al duello. Ho capito. Vi ringrazio per la fiducia e anche per il regalo. Siete abbastanza grosso da sopravvivere allo scontro. Fossi in voi, non sottovaluterei il mio avversario. Quindi siate sufficientemente acuto quando scommettete. Credo di aver già deciso. Ti dà la spada di bambù. Torni davanti alla locanda ed effettivamente vedi che c'è già una decina di persone che sono... Qualcuno di noi è venuto a sapere di questa cosa? Io ci sta perché sono a giro, fa provviste. Tu eri lì in giro, tu... Dove io ero andato là, ho detto alla cosa, se è lo stesso giorno, pomeriggio, ero andato là, ho fatto raccontato la storia. Tira un dado da 10, c'è cioè il 70% che tu lo sappia. Ok. Sì, 27.
Allora io no, io voglio solamente seminare zizzania tra gli scommettitori, elencando alcuni dei punti deboli veri di loro due, perché così vedono quello grosso, se lui è bravo contro quelli grossi, tanto di cacchita io so un po', no, del passato. E alcuni però glieli dico falsi, per falsare un attimo le scommesse di chi si fida di me. Ok. Quando c'è abbastanza gente, secondo Kakita, in mezzo alla, allo slargo che c'è davanti alla locanda, vedi che si mette in mezzo alla piazza, battendo la spada di bambù sopra il pezzo di legno su cui ha scritto uno zeni a testa per assistere al duello, e inizia: se qualcuno di voi vuole assistere al duello, paghi ora o sarò costretto a usare la spada di bambù su di lui. E passa a prendere i soldi da tutti. Io pago. E ti faccio un tiro alla, una pustolinata di cortigiano per mentire, non sincerità. Sì. Per quanto falso le scommesse. Ok. Non è sincerità per mentire, cortigiano. No, sincerità è per dire estrarre la verità. È per dire le cose esplicite senza essere scortese. Ah? Cioè essere scortese senza esserlo troppo. Esatto. E uso un punto vuoto. Ok. Olè. È il mio CD. Vai, vai pure, prego. Fare casini. 14, 20, 26. Tu cos'è che volevi capire esattamente? No, io volevo falsare un po' le scommesse e raccontare un po' dei punti okay. debili loro, in modo che la gente scommetteva di più. Fantastico. Ma alcuni scommettevano male e magari farsela prendere tra di loro. Ok, ma scommettere male per te che cos'è? Tu su chi scommetteresti? Coscientemente. Ah, io su chi scommetterei coscientemente? Su chi scommetterei coscientemente? Non lo so, dimmelo tu. No, dimmelo tu, non so come combatte Kakita. Lo sa il mio PG nel passato. Kakita era molto bravo con la spada. Ai tempi lo rompeva? Probabilmente sì. Lui l'avrebbe probabilmente spaccato con il martello, ma non in un combattimento. Ma non in un duello così. Allora, io so che io scommetterei su Kakita, ma in realtà pari dispari. Pari, scommetto su Ida. È un 10, puoi ritirare. Ok. Esplodilo. 10. 20. Scusa. 28. 28. Sei sicuro al 100%? Aspetta, aspetta, aspetta. Questo rientra nei grandi sprechi. Sì, sì, dico. Chiaro. Però se questo rientra anche nel... scommettere, devo dire... ne spend 35 zeni. Entra in classifica. Metto in scommessa. Ok. Mezzo Koku. Esatto. Mi dai una matita? Ma no. Qua dentro ce ne sono quante ne vuoi. Data. Va bene, dopo che tutti hanno pagato e ha raccolto un bel cestello di monete, Kakita si mette in mezzo alla piazza, roteando la sua spada di bambù e mettendosi in posizione da duello e urlando: Hida Kakunoshi, io ti sfido a duello. Lui com'è che si chiama di Kakita? È sempre stato solo Kakita. Ce l'ho scritto però. Kakita Kojiro. E mi metto anch'io in posizione da duello. Accetto la tua sfida con grande piacere. E vi mettete in posizione di duello. Il duello è gestito in maniera meccanica all'interno della leggenda dei Cinque Anelli. Vai. Perché essendo samurai, il duello è una cosa sacra. Ma lui non è un samurai. E si svolge in due round. Nel primo round cerchi di capire le forze e le debolezze dell'avversario. Ok. E devi fare un tiro di Yaijutsu, sì, che è il duello. Che non ho. Che è di awareness. Ok. Quindi 3. La cui difficoltà è 10 più il rank di insight dell'avversario per 5. Ok. Che quindi in tutto per te è 25. Ok. Non è che magari Kyujutsu e la praticamente no, quindi no, io no, sono due con quel tiro di 40 primamente io l'ho fatto fuori dal combattimento. Kyujutsu è la katana e Jujutsu è l'arte marziale. Ti mangi il jutsu, no, ci sono tanti jutsu. Ci sono un sacco di jutsu. Yaijutsu lo fai proprio se sei il samurai che combatte solo con la spada, perché non ha senso farlo con nient'altro. C'è il Kagebushi no jutsu. Non c'è il duello con l'arco. Il duello è solo katana contro katana. Mi hai detto? 25. No. Nope. 7, 14, 19. Ok, quindi non hai dadi bonus al prossimo. Ok. Al prossimo round. Lui si sta già tirando troppo. Vabbè. E lui ha fatto il duello. Lui è un duellante. Duellante. Allora, lui ne tiene qua 5.
e fa 11, 21, 23. Neanche lui riesce a capire. È passato troppo tempo dall'ultima volta che vi siete menati. Con 10? Ha fatto garantire di me. Ha fatto 10 e 2. E iniziate a studiarvi, girando lentamente uno intorno all'altro, fissandovi negli occhi e cercando di capire chi andrà per primo e da che lato. Perché una volta che parte il primo colpo, il duello è già finito. Ok. Nel secondo round del duello, entrambi i personaggi entrano nella fase di focus e tira l'iniziativa. Ok. Ma quindi tutto il combattimento in realtà avviene in un round? Praticamente sì. L'iniziativa è un tiro di agilità, giusto? L'iniziativa è un tiro di riflessi. Ah, di riflessi, ok. No, com'è che funzionava l'iniziativa? Riflessi più insight rank? Sì. Ok, okay. Oh, devo aumentare. Quindi sono riflessi più insight rank? Sì. E tieni i riflessi. Quindi 5k3. Ok. No, è che l'aveva 3k3. Infatti non mi tornava, dicevo, che fa? Prendiamo 10? 2-10. 2-10? Mi sa che inizia prima lui. Perché c'è anche un 9 e un 8. Esatto. Tengo il 39. 9 e l'8. 39. Allora, studiando l'avversario, cercando i punti deboli, si fa il primo che inizia un tiro contrapposto di nuovo di Yaijutsu. Ma invece che usare l'awareness si usa il vuoto. Ok. Due. Se uno dei due batte di almeno 5 punti l'altro, allora quello agisce per primo. Ok. Sedici. Stavo tirando proprio pure io. Allora, no, parto prima io. Vai. C'è il segnale. E tra l'altro, se nessuno dei due batte di almeno 5 l'altro, si fa un colpo in simultanea. Ah, quindi. Quindi entrambi colpite esattamente nello stesso momento. Il terzo round effettivo è quello in cui effettivamente si colpisce. E si fa un tiro di Yaijutsu con riflessi contro la tua classe armatura. Okay. Che però tu puoi avere l'armatura. Sì. E quanto hai di classe armatura quindi? Ce l'hai scritto davanti? È Armor TN? Sì. Allora, è più 10. No, ma in totale? 25, ah. Current TN, scusami. Quindi è riflessi, giusto? Prima fa lui l'attacco di Yaijutsu. Ok. Mm. 14 e 8... 22. 22 e 7... Fatto. 29. Colpito. Ha colpito. E io 25. Non ha tirato dadi bonus nemmeno lui. Con l'armatura hai solo 5 in più di me. Io ho 25. Io ho 0. No, non c'hai 0, non c'è verso. Cos'è, solo stamina? No, dopo lo calcoliamo. E essendo un duello al primo sangue, ho perso. Hai perso. E ti dà una bacchettata sulla testa, ma molto debole, proprio giusto per fare toc. Estremamente veloce. Posso fare una cosa? Provare. Dimmi. Una cosa? Voglio provare con Perception a capire il movimento di Kakita con cui mi ha fregato. Sì. Speravo, anche di Battle. Speravo lo lasciasse vincere. Anche di Battle se ce l'hai. No. Oh, Kenjutsu, ma Battle no. Io allora lo voglio Beh, fare di Kenjutsu Battle. Kenjutsu pure va bene. Va bene. Perché stai cercando di studiare la okay. Tecnica di spada. Allora 6k3. No, no, battaglia. Ho fatto un 1-3-2. Però ho fatto 7 più 8, 15. Ne tengo 3. 17. È quello con katana come specializzazione? Sì. Posso potrebbe ritirare l'uno di katana? Che culo. Oh,
abbiamo migliorato di uno. 18. 17. Hai capito, uno in più di me. Perché è più abituato. Sì, è più vicino anche. E ti rendi conto che tu ti aspettavi un combattimento molto simile a quello che gli avevi visto fare quando ancora era un samurai. Nel frattempo si è evidentemente imbastardito molto la sua tecnica di spada. E per quanto la sua tecnica sia ineccepibile, perché infatti ti ha colpito senza quasi che tu te ne rendessi conto, tu hai parato pensando che avrebbe attaccato in una maniera tradizionale, da scuola, della gru, e invece praticamente è arrivato quasi correndo contro di te come fanno i banditi per strada. Cosa che ti ha preso alla sprovvista. Ok, io riconosco la sconfitta. La gente intorno inizia a lamentarsi perché dice: ma tutto qua non si ammazzano, cioè è già finito? Ma quello è grande e grosso, lo potrebbe prendere per il collo e spezzargli la spina dorsale. No, non hai capito un cazzo, idiota! E iniziano a discutere tra loro, mentre la gente inizia a cercare di non pagare il proprio dovuto della scommessa. Ovviamente. Sì. E... dimmi, Kitsune, ti vedo... No, sto guardando. Ok. Devo pagarti? Hai scommesso? Sì, contro di te. E allora devi pagare. Cazzo. E gli do 30 zeni, 35 zeni. Voi vedete che alla fine, tra gli zeni che ha fatto pagare come biglietto, quelli delle scommesse e tutto il resto, si sta portando via una bella sacca di soldi. Pensavo che la volpe pensava che l'avrebbe fatto vincere. Non essendo un samurai, cioè, dai, l'orgoglio ce l'ha comunque. No, è stato divertente. Complimenti, Kakita-sama. Anche io speravo spicchiassero di più, però. Ora ho capito come avete fatto. Non avevo dubbi, infatti la prossima volta purtroppo temo che perderò. Dobbiamo scommettere? Non è ancora arrivato il momento della prossima volta. Lascia che la gente cambi. Tornerà gente con più soldi. Sarò felicissimo. Giusto. Sarò felicissimo di poter cercare di prendere la rivincita. Aspetterò la rivincita che mi è dovuta quando tutto questo sarà finito. D'accordo. E intanto, per rispondere a uno dei kami, sì, non era onice, era ossidiana, il materiale che fa impazzire. Beh, possiamo finire di mostrare le zanne. Ora possiamo partire? Oh, in realtà direi che ho mostrato le chele ed erano anche abbastanza spuntate. Beh, è un'ipocrisia unica quella persona. Ti attacca come il peggior bandito di strada, eppure non ti lascia vincere. Diciamo anche che il granchio combatteva con le chelle legate. Ma non vedete, stavi usando le chelle. Sì, la volpe non ha mai capito questa cosa di tutta questa fissa sul duello, quando è totalmente vantaggioso solo per una categoria di samurai. Vedete, è una questione. Anche Xian perderebbe contro Kakita, ma nella vita, in un combattimento, non è detto. Però non puoi, sai usare bene una spada? No, faremo il duello alla maniera dei monaci. No, io dico alla maniera quella tradizionale. Non esiste il duello. Sì, ma sarà tra i monaci. Sì, ma è solo tra i monaci. Sì, ma come con gli Shugenja, gli Shugenja puoi accettare il duello. Però non è il duello quello alla spada, non è il calcio. No, è come il basket femminile. C'è il duello, ma c'è anche perciò la versione. Perciò si fanno male davvero. Sì. Devono fare la versione sì, del duello. Sì, si fanno male davvero, ma come introiti e come persone che vanno a vederlo è nullo rispetto a... C'è anche la versione del duello concordata fra le parti. Che anche gli Shugenja lo possono fare, sì, ma sì, non è il duello tradizionale che attira più gente, sicuramente più interessante. Non puoi sfidare un mono con un duello tradizionale. Difatti, per quello che Kakita ha avvantaggiato, Ida... Qui non è un vantaggio, non ha proprio senso. E difatti, quello che dice la volpe, il combattimento non aveva senso. Perché Ida, con un fuscello, non fa paura neanche alla volpe. Ida senza il fuscello sto attento. Ida senza il fuscello fa molta paura a volpe. Vedete, il problema è più ampio di così. Sì, il martello sarebbe un'arma migliore. No, è più semplicemente, ampio. Semplicemente nella nostra esistenza non abbiamo sempre le condizioni per poter usare un martello.
E delle volte dobbiamo apprendere modi diversi. Kakita lo ha fatto. Ma per questo sport? Non è uno sport. Sei uno sport. No. Diciamo, siamo tra di noi. È un momento per imparare. Perché non vi siete picchiati con un martello così lui avrebbe imparato come si usa un martello? Perché io ho chiesto il duello a Kakita e io gli ho chiesto l'addestramento per imparare la spada. Quando Kakita mi chiederà di imparare a usare un martello da guerra, io gli insegnerò a usare un martello da guerra, addestrandolo come lui ha addestrato me con la spada. Alla volpe sembra uno spreco di ottime potenzialità acquisite dopo anni di addestramento che nel duello tradizionale la maggior parte sono inutili, ma solo quelli che si sono addestrati con la spada. Oh beh, io oggi ho imparato per esempio che invece di fare un'estrazione prevedibile, si può essere imprevedibili e vincere. La volpe pensava che il tuo addestramento sia stato quanto povero. E con queste parole io passerei al giorno successivo. Esatto. Andiamo. La mattina si presenta Akuseki alla porta della locanda, pronto a partire, allo zaino pieno di rifornimenti un po' per tutti, non per Ida, che se li dovrà portare lui, perché è troppo. Però svuotando la locanda, dato che ormai Kakita è diventato un uomo ricco nel frattempo. Metà dello zaino di Ida è sake. Sake al barilotto. Quindi è salsa di soia, perché la volpe... No, perché astutamente hai svuotato un'altra locanda. Ah, ok. Durante la notte, eccolo lì, figurati. Un piccolo cambio del fuoco. Fare casino. Ha inciso. Da fuoco alla locanda. No. Possibile se faccio un tiro di merda e me lo fai fare, ma in realtà vorrei incidere sopra sulla locanda, perché l'osso è sparito, no? L'oste non si è più visto da 3 giorni. Quindi incido a fuoco sopra il nome della locanda, che è la morte del Nue. Ok. Perché tanto è di Kakita che è morto. Va bene. Il Nue è morto, allora. Il Nue è morto, sì. Bel posto. Il peggiore i bar di Caracas, proprio. A cos'è che è pronto a partire? Anche i duelli sono abbastanza pacco, secondo la gente. Ci avrà una pessima review su Yelp questo posto. In più chiedi il sake e ti porta la salsa di soia. Esatto. È esatto. Terribile. È un incubo. Comunque, la mattina dopo siete pronti per partire e quindi l'idea è di andare prima dai draghi, poi il dagli clan unicorni. Del drago. Specifichiamo, non si sa mai. Va bene. Prima il clan del drago alla casa di luce, che è da dove c'è l'ordine dei Togashi. Sì. Poi dagli unicorni a prendere i cavalli se ve li danno. Sì. Scendere fino ad Akitsune, mm-hmm, e attraversare le terre del granchio per arrivare a quelle dei ragni. Sì. Ok. Sembra il piano sia questo, visto la nave. Ma riusciamo? Vabbè. Cos'è L e leone? L e leone. Ci riusciamo a passare da un no, dovremmo ritornare indietro facendo sto giro. Dovreste fare un giro apposta per passare dai Matsu. O passate dai Matsu. Perché la città è al centro del drago. Sì. Si può passare dai Matsu e non andare dai draghi, se vuoi. Dipende. Se tu ci hai detto che i draghi di solito elargiscono... Io non ho detto niente del genere. Goli, pietre, gemme. L'alternativa è fare draghi leoni e non passare dagli unicorni per evitare di tornare di nuovo a nord quando già siete andati a sud. Però se noi allunghiamo un pelino e facciamo così, verso la fine, la punta finale dell'unicorno... Poi con i cavalli un po' recuperiamo riuscendo a passare fugacemente dal leone. No, non tantissimo, perché vi trovate poi a dover affrontare i leone, passi delle montagne. Leone e unicorno. Sì. Smerciano? Sì, non quindi tantissimo. È quindi magari qui al limitare ci sono un po' di cavalli. C'è qualcuno con i cavalli? Quello è possibile. Dei leoni? Sì. E magari passiamo di qua e vediamo se ce li vendono i leoni. Io diciamo che c'è una menzione per conto dello Shogun. Io non credo che possiamo permetterci una domanda molto, cioè io ho 3 kaku. Sì, cioè, e il cavallo quanto costa? Tanto, 15. Cioè, 15 kaku? Sì. L'uno? Beh, i leoni sicuramente potrebbero essere, questo mentre tanto stiamo iniziando a camminare adesso solo per allontanarci di qua in diagonale, adesso poi decidiamo. Potremmo anche, se dei leoni sono distratti magari a cacciare, potremmo trovare dei cavalli. Io la vedo un po' difficile. Implica il rubare il tuo ragionamento. Non si può rubare a un mercante. È
sono proprio d'accordo. Scusa, Xiang, hai ragione, la volpe ha sbagliato lievemente. Sì. Quello che voleva dire, voleva dire: un samurai non può rubare al mercante. Manco un monaco, se questo è il tuo ragionamento. No, credo che il discorso di Kitsune sia che gli è dovuto qualche cosa. Sì, sì, appunto, gli lascio fare il suo ragionamento. Beh, è così. Non sono la casta più bassa fuori dal gioco. I mercanti no. I mercanti sono tipo i più bassi di tutti perché... No, sotto ci sono i contadini e sotto ci sono gli intoccabili. Sei sicuro? Sì. Infatti le skill sono in ordine di casta. E mercanteggiare non è insieme a... Ma sono visti malissimo per i mercanti. Non, sì, sono visti malissimo, ma non sono la casta più bassa. Sono visti malissimo perché... si danno aria da nobile senza esserlo. Ah, ok, quindi ecco. Pacco. Però un ricco mercante potrebbero prestarceli. È pur sempre. Ah, magari in cambio del favore di un samurai ve li prestano lo stesso. Quello è un altro discorso. No, ma soprattutto i leoni, a quanto pare, devono ai lupi un po' di riconoscimento. Sì, però mi sembra che ci abbiano già foraggiato a sufficienza al primo giro. Cioè, non è che possiamo tornare tutte le volte. Ti ricordi che ti ho salvato la vita? Cosa? Ecco. Cosa? Fammi una villa con hanno fatto per noi al primo giro. Ma poi i lupi dei Matsu. I lupi con i Matsu, cosa, non cosa, i lupi con i leoni a nord. Quella famiglia Matsu. Ma esatto. Andiamo al centro, ci facciamo recuperare. Poi su cosa ci hanno dato i leoni? Equipaggiamento, armi e tutto quanto prima di farci partire. A chi? A tutti quelli che ne avevano bisogno del nostro gruppo. Tutti quelli che hanno chiesto. Esatto. Quindi di noi nessuno. A Kakita, Kakita ha preso un'arma. E anche Umon. Gliel'hai fatta portare tu, tra l'altro. Sì. Insieme a quella di Kakita. Che però erano degli scorpioni. Avevo capito, ma erano il loro bottino, eh. Cioè potevano tenersele e farne altro visto quello che costa una cacata. Una cacata costa. Secondo me usi degli insiemi troppo grandi, soprattutto quando dici il loro bottino. Ma la volpe non vuole essere fiscale, quindi passiamo allora a questo punto dal. Se non ce lo possiamo permettere, inutile andare dall'unicorno. Infatti, no, dagli unicorni ci andiamo per chiedergli in favore. Per comprarli. Ma la volpe non vuole dovere un favore a un unicorno, a un gaijin. Addio. Di sicuro non un monaco. Non un favore, la volpe pensava potessimo pagarceli. Ma se Ida, che è più esperto di posti lontani, dice che potrebbero costare 15 copie, di cosa sono fatti? Di sono giada? Sono fatti di carne, ma... Ma poi scusate, ma fanno viaggiare dalle 5 alle 10 volte più veloci. Chi di voi sa andare su un cavallo? Ovviamente io no. Nemmeno io. Cosa ci vuole? Viaggiare sopra un animale di cui non hai il controllo? Io ho il controllo dei miei piedi, perché non degli zoccoli. Perché non hai il controllo? Saranno addomesticati. Io credo che andremo a piedi. Saranno addomesticati. E forse è il caso di partire a questo punto. Ah, scusa, mi sono sbagliato, erano 25. E mi sembra costassero di più. Ancora ed è il cavallo più scarso. Quelli scarsi. Sì, ma Ida ha detto 15. Poi i pony. Per me 15. Sì, i pony. Ecco. Sì, ma io ho detto 15 perché per me 15 è una roba molto. Quante persone può portare un cavallo? Una, due. Il pony una. Il pony una e... Il cavallo quanto perché costa? Perché Ida da solo. Il cavallo quanto costa? Il mio deve essere un cavallo da tiro. Sì, infatti, il pony lui non lo tengo. No, sì, quindi il cavallo 75. Se non muore sotto il peso... Sì. 75 i cavalli seri, e rubare... 250 i cavalli da guerra. E rubare Gaijin? Vabbè. Sono comunque figli dell'imperatore. Ma secondo mi sembra giusto perché noi abbiamo già abbastanza cazzi senza bisogno di no? Mi sembra giusto andare anche a rubare a qualcuno così. Secondo me. Per non farvi mancare nulla tra le imputazioni. Passiamo dai draghi se volete dalla mia famiglia. Ma non hanno i cavalli. Hanno draghi, volano, va bene. Andiamo nelle terre del leone. Dalle terre del leone prendiamo una nave per la terra della volpe per superare le montagne più in fretta. Nessuna volpe ha mai cavalcato un cavallo. E quindi ritorneremo. E continuerai a non cavalcarlo neanche tu. E questo non è giusto. Quando tutto questo sarà finito, se sarai ancora vivo, farò in modo che mio padre ti regali un cavallo. Sì, perché qua l'unico esperto di cavalcare è Akuseki. Ricorda Akuseki che nonostante tu in realtà non sia un samurai, ci sta. Agli occhi di tutti lo sei, quindi la volpe ti prenderà in parola per questa cosa che hai detto. E non l'ho detta a caso. Quindi andiamo. Se hai bisogno di qualcosa, una pacca sulla spalla, sappi che la volpe proteggerà le tue spalle. Sì. Poi magari vogliamo mettere qualcosa per iscritto. Quindi drago, leone,
nave, terra della volpe e poi terra del granchio. Ma a questo punto fare direttamente leone e velocizzare parecchio. Beh, allora potete partire dalla città dove siete, prendere la nave e andare direttamente sì. giù. Sì! Ma io non voglio andare in nave, è tanto più veloce la nave, no? Eh sì. Sì, anche perché innanzitutto non devi passare attraverso le terre degli scorpioni, non devi attraversare i passi montani e arrivi direttamente praticamente da te. Quindi allora ricapitoliamo, non abbiamo necessità strettissima di andare a prendere un cavallo per ora, non abbiamo necessità, fondi, non abbiamo necessità strettissima no, di... No, fondi non lo so, esatto. guidare. Come sarà, come un calesse, cosa ci vuole? Certo. Come una mucca un po' più veloce. Perché tengo i cavalli e le mucche? È capitato. Cosa? Neanche a me è capitato. Delle vacche. Eccolo. Esatto. Quelle sì. L'esperienza da Kuseki. La capisco tipo 30 secondi dopo. No, ormai conoscendo Kuseki, quindi, anche il monaco lo capisce. Se anche i leoni la pensano come Ida e quindi sono degli irriconoscenti e non possono fornirci niente, è inutile anche andare dai leoni. A questo punto sì, ha senso la nave. Ha senso passare da leoni per sentire dell'ultima in nave notizia. Ci mettete una dozzina di giorni, a piedi ce ne mettete almeno un mese e mezzo. E in nave non ci sono i banditi, non ci sono i cambi. Possiamo no, in nave possono esserci pirati. Possiamo prendere che una però nave. Però sono della mantide in genere, quindi se caso non sono... so, magari qualche pirata. Secondo voi è possibile che passando per mare ci si possa tenere molto molto vicini alla costa? Di solito dipende dal capitano della nave quanto ci si scosta dalla costa. No, qui out proprio di solito è così. Cioè, sì. Se non devi fare tagli da un'isola a un'isola. Beh, ma allora quindi se ci fossero emergenze, i cambi della terra potrebbero essere ancora. Tendenzialmente faremo anche delle soste lungo la costa. E nave sia. È probabile perlomeno. Però sì. Dobbiamo trovare una nave adesso. Giù nel porto. Sperando che non costi qualcuno. 190 koku. Ma no, passa il giorno. Voi vedete che quando lui dice nave sia, io impallidisco e comincio a sudare. Io sono andato un sacco di volte in nave. Sì, anche perché per andare semplicemente avanti e indietro dalla mantide, c'è il traghetto. Ti tocca per forza. Come traghetto verso l'isola d'Elba da Livorno. Ah, ok, sono tipo un sardo al nord della Sardegna che è abituato ad andare su quei 70.000 traghetti. Che c'ha tutti i bollini sulla macchina di tutti. Io, i l'unica tipi cosa Sardegna se volessimo ferri, andare dal leone per avere notizie più fresche su quello che è successo, ma beh, ma visto ne che sappiamo più noi. Basta. Al massimo forniamo notizie più fresche. No. Sono d'accordo, non so quante notizie potremmo recuperare. Lo sguardo di Claudio era un mecoglioni, quindi sì, ho fatto 44 su qualcuno mi deve un favore al porto e ci darà un passaggio in nave. Perfetto. Quanto costa il passaggio in nave? Gratis. Gli dovremmo fare la guardia del corpo nel caso succeda qualcosa, ma tanto l'avremmo fatto in ogni caso. Oddio, spero succeda qualcosa. Io spero di no. No, io spero di sì, sa come mi annoio in nave. Io sono piantato sul molo. Fermo immobile. Abbracciato all'albero maestro. No, sono proprio fermo e non mi muovo. Fatemi scendere. No, non è neanche salito. Tutto bene, Ida? Io non salgo sulla nave. Ora lo dici! Non sei così grasso. Non è quello il problema. Ma sei un granchio. Hai mai visto un granchio navigare? Sì. Sì. Figurati se non ho mai visto un granchio in una nave. Io tutte le volte che ho preso una barca che ci sarà finito sopra. I granchi stanno sott'acqua nella sabbia. Non navigano. Sotto il mare c'è la sabbia. Io non navigo. Se mettiamo della sabbia sulla nave, può funzionare. Una lettiera. Una via di mezzo. Una lettiera per il granchio. Esatto. Io non navigo. Alla volpe piace molto questa idea. Penso che il gruppo voti in maniera differente. Voti perché Ida navighi? E alzano tutti la mano? In questo caso mi dovrete trasportare voi. Ecco, vedi quello che dicevamo prima, quando devi costringere qualcuno. Sì, non è molto onorevole. Ma se proprio dobbiamo costringerti. E inizia il mio sorriso malvagissimo. Ida Sam, ma perché non... Io non navigo. Ma avete avuto brutte esperienze? Non mi piacciono le barche.
E mentre tu dici non mi piacciono le barche, voi sentite un sottilissimo... Io lo sapevo. Guardissimo! Stavo facendo la scena delle team. Io distraevo Pie Baracca. Conta che io lo volevo accecare prima con un Jade Strike. E Hannibal gli faceva la pera. E per questo ho fatto 44. Grande! Non c'è... Guarda, ci ho pensato ma non ce l'ho. 44. Più lo aiutavo io, quindi... E sentite solo. E dopo un attimo Kakita. Kakita Ida, Ida che inizia a parlare più lentamente. Mi sento un po' stanco. Oh, appoggiati a me. Ida. Tieni indietro Kitsune, perché se Ida cade su Kitsune lo spappola. Lo provo a sorreggere io. Tu lo riesci a tenere. Io mi accascio su Xian, privo di sensi. Ve lo tiro sul gruppone e lo porto. Abbiamo un'ora per legarlo in maniera. Ottimale. Questa era Kuseki? Sì. E Kuseki, la volpe ha solo una cosa da far notare. Che sei stato più utile nei tuoi giorni da Ronin o qualsiasi cosa tu sia che in decenni da samurai. Non sai quante vite ho salvato però. Pensavo stessi per ritirare per un altro dardo. Sarebbe stato bellissimo. L'ho ammirato. Sulla nave. 7, 7, 8, 9. Spara veramente? Sì. No, spara veramente. Okay. Okay. Lancio qualcosa prima. Faccio. Kitsune farebbe la mossa. Quella che non potrebbe mai funzionare. Però è la classica. Quella che si mette dall'altra estremità e soffia lui. Muori. Cioè, se tu muori. Ora, invece di continuare a scherzare e a ridere, portiamo Ida sulla nave. Io lo sto già portando sulla nave. Beh. Tu l'hai addormentato e salgo sulla nave. Io lo sto portando. Lui lo sta portando e io salgo sulla nave. Mi metto a portare Ida, pesa 40 tonnellate. Dai, io... Sale sulla nave che si inclina. Stamina 4, forza 3, ce la devi sì, fare. Sì, ce la fai, dai. Anche perché sei più leggero di me. Beh, probabilmente ce la facevo anch'io. No, io stamina 4, te 3. In più ti lega. Più grosso di te. Ma lui ha il vantaggio grosso. Ah, ok, no. Non sono larger. Ok, no. E ti lega con un bel 26, facendo diversi giri di corda. Dove mi lega? Imparati nei bordelli delle varie città. E ti lega nella cabina. Ti lega nella cabina, direttamente al letto. Bon. Beh, certo, lui sapeva legarlo solo al letto. Non sapeva legarlo intorno a un albero. Il file, come si chiama? Lo Shibari. Lo Shibari. Grazie, che gioia. Con l'armatura poi gratta un po' sui capezzoli. Esatto, infatti. No, l'armatura te la toglie. Tanto per togliere l'armatura. E te la toglie senza guardare, con una mossa sola. Alla stila una settimana da Dio. Esatto, come le tovaglie nei film. Bello. Tranne in Ghostbusters. Esatto. Dove lui ci prova ma fallisce miseramente. Come qualunque essere normale. Esatto. Allora, partite con la nave. Il capitano è una persona abbastanza affabile e è un samurai della Mantide. Io ogni tanto durante il viaggio, quando lui è al peggio, gli faccio un'illusione davanti agli occhi di un sacco di sabbia. E di granchietti. A cos'è che ti dà da mangiare e da bere, sake, in modo da tenerti in uno stato... Sedato. Sedato tutto il tempo. Lui si accorge quando deve arrivare, perché comincia a sentire tutum tutum tutum, e sono io che cerco sbatte. Esatto, il letto che sa. Quanti giorni sono in nave in teoria? Una dozzina di giorni. Qualche notte io gli tolgo l'alcol per dare fastidio. Sì. Mi sembra giusto. Che merda, ragazzi. Io tra l'altro la leggo bene questa cosa, perché lo vedo come un mio alleato che cerca di farmi liberare, per cui io non volevo. Nella mia cretineria, esatto, la prendo benissimo questa cosa. Una volta riesce anche a liberarsi e a cos'è che lo deve ristendere. Vediamo se ti ristende al primo colpo. Beh, però non hai più l'armatura. Sì, e poi comunque era rincoglionito un po', da sta essere stato legato, cioè dai muscoli indolenziti. Un giorno prima di arrivare,
ti libera. Non so come abbia fatto a liberarsi veramente la volpe, non ho idea. La volpe dovrebbe stare attenta, perché non ho mai visto una volpe nuotare in alto mare. Ti sorprenderebbe. Vogliamo provare? Facciamo una scommessa. Vediamo chi riesce a fare un giro di chiglia. Chi è? La chiglia della nave. Passare sotto. Vuoi ribaltare la nave? No, voglio passare sotto la nave. Ah, sarebbe stato più divertente ribaltare la nave. Ma sarebbe stato impossibile. Invece per passare te. Sotto alla nave è più fattibile per un essere umano. Intendi a nuoto? Sì, intendo. Mentre va la nave? Beh, mentre è ferma in un momento in cui stanno a porto a... Passare sotto un giro? Passare sotto. Va bene. Ottimo. Cosa scommettiamo? Io so che cosa voglio quando se vinco. Cosa? Dato che tu hai liberato Ida. Questo è tutto da vedere. Se mi ha sgamato. No, qui c'è un qualunque cosa succeda, anche se non sei stato tu. ok, ma ci sta. Da volpe potrebbe chiedere un duello per un affronto del genere, ma siamo amici, lasciamo correre. Se vuoi puoi farlo. Io propongo uno schiaffo da Ida alla volpe. Altrimenti uno schiaffo da Ida a Buseghi. Mi sembra accettabile. Dove i riceventi rimangono fermi. Non di Ida. Certo. Perché di Ida e non il mio? Perché Ida in teoria... No, ah, ok! Io ti sono insieme. Mi sembra giusto. Era bello. E poi perché io penso che Ida è un po' mio alleato, visto che l'ho aiutato, a me magari me lo dà più piano, mentre lui che gli sta sul cazzo adesso, che l'ha addormentato, io lo dà più forte. Tipo, mi do un ceffone io e faccio incendiare la mano. Esatto, voleva evitare di essere ucciso per una cazzata. Io chiaramente baro, perché non è un duello. Quindi evoco i cambi dell'acqua, okay, per aiutarmi ad andare più veloce e farmi respirare. Lo prendo automaticamente con un raise, perché in modo che lo facciano mi rendano sia più veloce che in grado di non respirare, però di mantenere trattenere un po' più a lungo il fiato. E mi gioco anche un punto vuoto. Ok, allora se lo poi gioco finiti. Anche un punto vuoto. No, è passato un giorno. Questo qua è il giorno prima di arrivare. Sono passati 10 giorni. Passati 10 giorni. Però non credo che si ricaricano la notte. Sì, sì, ma 10 giorni. Poi io posso meditare, ne recupero 4. Sì, appunto, quello è vero. Io ne tiro 6. 2, sì. Io ne tiro, scusa. Vai, questa qua è evocazione, aspetta, per vedere quanto mi aiutano i kami. Quindi sono ta-ta-ta... No, perché acqua, cazzo, non sono così forte. Sono 4 più il punto vuoto. E tengo 4. 5 tengo. 2 rank, 2 acqua e un vuoto. Tengo 5, tutto. Questo è per l'evocazione. Lucky. Ah già, anche 3 lucky. Questo va meglio per l'evocazione. Porca boia. 32, 6... Tengo tutto. 32, 7... 39 per barare. E poi cos'è per nuotare? È una prova di atletica. Uh-huh. Quindi è stamina. Stamina? No, è forza. Beh, questo è più che altro per tenere... Ah, ok. Quanto mi aiutano l'evocazione 39? 2 dadi in più. Perché che li tengo anche? Che tieni. E mi gioco il punto vuoto. No, il secondo no, dai. Non variamo così tanto. Ma io avrei barato da grande invece. No, c'è Lucky ancora. Lucky. Sì, ma Lucky, 3-1, direi che è il caso di usare il Lucky. Direi che è proprio Lucky. Che hai fatto un botto. Beh, ma non tengo tutti. Questo è il 10, che ho fatto 19. 28. Io tengo tutto, ma non ho fatto tanto. 25. Buono. 28, 36. 34. Cazzo, no. 36. Sono barando. Sto barando. 9, 18. Sì. Passate sotto alla chiglia quasi insieme, ma tu riesci ad arrivare un secondo prima dall'altra parte. Do il calcio al cane dell'acqua per aiutarmi. e vado sotto. Lui ti guarda. Poi mi tiro sotto.
Non ti avrei aiutato dopo, dopo che mi hai battuto, non potevo anche aiutarti. Te l'ha detto la volpe, che sono rimasti molto adatti a nuotare. Facciamo un altro giro? Lascio raddoppia. Domani. Non c'è gusto domani. Domani saremo arrivati. Come si dice, Shinsei non ripete. Ah. Il detto, no? E mi arrampico con molta fatica. Di nuovo sopra. E sia, ho perso anche questa sfida. Qual è l'altra? Con Xiang. La corsa. Ma lì non è neanche partecipato. Perché non è possibile. Ridacchio, prendo qualcosa da bere con lui e torniamo indietro. Mi rimane solo da perdere una sfida con Ida e poi sono a posto. Allora facciamo che lo schiaffo è rimandato a dopo la sfida con Ida, altrimenti potresti rimanere. Braccio di ferro. Sì, però dopo la sfida con Ida lo schiaffo. La volpe ti concede questo. Braccio di ferro. Perché altrimenti poi non saresti in grado forse di giocare a braccio di ferro. Va bene. Sai, la mascella spaccata, lo zigomo rotto. Potrebbe essere complicato poi sfidare Ida. Comunque. Meno male non dovevate farmi male. Cioè. Non ci siamo fatti male. No, nel senso, lo zigomo rotto per un ceffone suo, tanto vale prendere uno da me. No, perché tu lo uccidi. Tira la testa e muore. Esatto. E dettagli. Vorrei ricordarti che Akuseki c'era quando la vecchia Bayushi ha perso un sacco di cose. Tipo la vita. Ha perso la pensione. La pensione. Il reddito di cittadinanza. Comunque, l'ultimo giorno arrivate praticamente al termine della, delle terre della gru, dove c'è poca roba di nobiliare ed è solo da attraversare per arrivare alle terre dei, dei kitsune. Prima che la nave attraversi e vada nel clan delle, della mantide, portando le merci che ha raccolto lungo la strada. Le terre della gru sono esattamente come vi sono sempre state descritte per chi non c'era mai stato e per come ve le ricordavate per chi c'è stato, estremamente pulite e ordinate anche nelle parti rurali. Molti hanno la carnagione parecchio chiara e i capelli altrettanto chiari, anche di quelli che non sono dei samurai. Anche i contadini per strada hanno dei capelli e una carnagione più chiari della media nell'impero. Okay. E il passaggio attraverso le terre della gru è estremamente tranquillo, non succede assolutamente nulla. Vi rendete conto di dove finiscono le terre del clan della gru? Perché lì il cambio è abbastanza netto. Dove finiscono le terre della gru finisce l'ordine e la precisione e inizia una foresta abbandonata a se stessa, che sono le terre del, del clan degli Kitsune, di cui non c'è una vera e propria città. Casa, finalmente. Ci sono più che altro dei palazzi sparsi qua e là all'interno di questa foresta. Come i elfi dei boschi, insomma. Sono delle comunità abbastanza piccole in genere, ma molto legate con il terreno che li circonda e molto strette tra di loro, perché essendo in molti in, una, in uno spazio ristretto tendono a fare branco. Infatti quello che è venuto in, a cui è venuto in mente il nome Lupi è stato Kitsune. Sempre i nomi migliori. E anche perché si continua a dimenticare Roberto, che lui ha un vantaggio a evocare gli spiriti animali invece che quelli dei, degli elementi. Ma adesso me lo sono ricordato più o meno, me lo dimenticherò per la prossima volta. Ah, ecco, sto dicendo. Penso che poteva chiedere alle carpe koi centenarie di aiutarlo, sì, esatto, a attraversare. No. Potevo mandare uno squalo contro. Gentile, mentre nuotavamo. Per una scommessa, squartato da uno squalo bianco. No, solo per spaventarlo. Certo, lo squalo rimaneva lì a guardare. Beh, sì, gli posso, mica gli posso evocare. Ma lo squalo spirituale. Ma non sei Aquaman. Lo spirito dello squalo, potete chiamare. La morte fatta a spirito. La morte inarrestabile. E. Niente, vi dirigete praticamente verso il centro delle terre dei Kitsune, che sono terre abbastanza inospitali per una persona abituata alla città come Akuseki. E anche Ida non si trova completamente a suo agio, perché non è possibile nemmeno trovare un posto dove fermarsi a mangiare e bere in maniera consona.
ci si deve arrangiare. C'è un sacco di moonshine, però. E che? È l'alcol che fanno nei boschi, illegale. Ci si deve però accontentare di quello che ti dà la foresta, sia da mangiare che da bere. È abbondante. Dopo la nave mi sembra un paradiso la foresta. Beh, oh, se non altro sei sceso. Sì, sì. Beh, ci fermeremo poco. Io non parlo, cioè ho perso tutta la... Sono un po' incupito. Io tolgo la maschera. E li conduci fino al palazzo della tua famiglia. Descrivi il palazzo della tua famiglia. Il palazzo della mia famiglia è... Forse anche per quello... lievemente insolito per il territorio, perché è un palazzo decente, piccolo, ma come quasi di città, nel mezzo della foresta, con tutti gli ammenicoli, quelli che potrebbero avere un posto civilizzato, però è un po' strano perché è nel mezzo della foresta. E dentro ci sono i vari templi dedicati agli spiriti elementali, non principalmente a quelli della natura, perché stanno cercando un po' di togliere la chiusura del fatto che ci sono pochi visitatori, ci sono poche attenzioni, loro vogliono fare un po' più di civiltà in questa cosa, perché mio padre è proprio un samurai mercante, che se non fosse samurai probabilmente sarebbe uno dei più ricchi mercanti di Rokugan. Molto vicino alla Mantide. Difatti è il vassallo preferito della Mantide ed è quello più odiato. E infatti, a differenza del resto dei palazzi che avete visto lungo la strada attraversando le terre dei Kitsune, intorno a questo palazzo c'è un sacco di gente che va avanti e indietro, fa cose, sta lavorando, costruendo cose. C'è tipo un mini mercato permanente con poca gente. Scusate. Probabilmente non è stagione, ma rispetto al resto stona un po'. E quindi vi sentite per la prima volta in un posto un po' più affabile e civilizzato rispetto al resto che avete visto finora. C'è persino una locanda. Soprattutto i Dexiang, prestate attenzione alle persone che non fanno parte dei Kitsune nel palazzo, in quanto questo posto vuole cercare di essere molto civilizzato e c'è questo gioco che tendono a fare. Diciamo che qui è molto concentrato quello che si potrebbe trovare a una corte come tipo di rapporti, ma molto concentrato perché è un posto molto piccolo. Io lascerò parlare voi, io tendenzialmente vorrei mangiare, bere e dormire. Idem. Quello non c'è problema, potrebbe costare. Ma cos'è che mi guarda e dice: beh, io troverò un posto dove dormire in caso. Oddio. Andiamo. Cerca di non diventare non diventare parente della volpe. Non ti posso assicurare nulla. Ecco. Dipende solo dalle volpi. Ma cos'è che... Sappi che la maggior parte delle persone qui è in grado di parlare con gli spiriti dell'aria. E gli spiriti dell'aria di solito sono in grado di trovare persone. Ma cos'è che ti posso consigliare una vedova? Padri gelosi. Una vedova? Può essere interessante. Così ne usciamo indenni. Deve essere un'ottima idea. Anche una vera. Non essere troppo bravo, però. Perché no, anche però attenzione, la vergine dell'aria. Accusi che la vergine potrebbe avere un papà e un fratello. La vedova, se non altro, ha già dato. O un promesso sposo. Oh, poi un vedovo. Sì, vedi tu. Si scoprirà solo vivendo. Andiamo. Conducili alla casa tua. Li porto, mi annuncio in maniera molto formale e mentre aspettiamo sono tipo con il piede sulla... sono tutto impettito, senza maschera, da quando siamo entrati non ho più scherzato. E? Ovviamente mi fa attendere come a tutti. Chiaramente sì. Ah, io vedi, dico, avete chiaramente un dono degno. Naturalmente. Naturalmente. E a un certo punto tuo padre apre la porta e descrivi anche tuo padre a questo punto. Ma lo lascerò fare a uno dei miei compagni, in realtà. No. Devo descriverlo io? No, lo descrivi tu.
Beh, non sono molto esperto io, Robè, della cosa, ma il pro... Il, intanto cos'è? Un uomo. No, di rango. Vabbè, dai, cominciamo bene. Un uomo. Una donna. È un samurai. Un samurai. Il clan dei Kitsune non ha dei daimyo perché sono solo dei vassalli della mantide, quindi... Ok. Però dei Kitsune è... Dimmelo tu. Di rango alto, medio, basso. Secondo me medio nei Kitsune, ma uno dei favoriti della mantide. Ok, ci sta. Quindi che c'ha più potere di quello che dovrebbe avere, perché c'ha le conoscenze. Ok. E come ha fatto? Quanti anni ci avrò io? Savrà una cinquantina d'anni ed è il classico acconciato e vestito, anche curato, la barba, i baffi, proprio il classico samurai, più alla cinese, okay. Alla, come si chiama, proprio che c'è proprio il nome, i baffi, sì, da vecchio maestro Fu Manchu, proprio i baffi, così, il vesti bricche. Qua non siamo dal tempo, quindi c'ha il wakizashi appresso e una delle guardie. Ok. E mi alzo immediatamente e mi inchino. Come si chiama? Toshito. Tu com'è che ti chiami in realtà? Il mio nome, quello lì, l'ho rinunciato dopo il battesimo, quindi in realtà non esiste. Ma lui ti chiama lo stesso col tuo nome. Ma è quello prima del... Sì, di diventi appunto. Uomo. Sì. Sì. Ma è il nome che ti ha dato lui, quindi ti chiamo col suo nome. Ma non è più il suo. Ma lui ti tratta come il bambino che eri. Se non lo sai, leggendo uno io a caso. Il nome che ti ha dato tuo padre è Kyoji. Però non lo farebbe mai. Non lo farebbe mai davanti a persone. E come ti chiama? Non ti chiama Kitsune? Figlio. Figlio. Va bene. Cioè, davanti alle persone che lo sanno, mi chiama in quel modo, perché anche lui vuole che il nome dei Kitsune sia, per quello mi picchiava tanto. Ok. Per attrezzarmi. Figlio. Come si rivolge? Padre. È uscito da padre e mi inchino. Arrivi non annunciato. Chiedo perdono. Ho portato un dono per farmi perdonare di questo. E gli porgo la pelle della volpe. Mi stai offrendo il vello di uno dei nostri antenati? Non posso certo accettare un dono di questo livello. È un dono che è stato fatto a me, ma nel nome della nostra famiglia. Se è stato fatto a te, non posso accettare un dono che è di riciclo. E con sincerità voglio provare a smerdarlo sul suo piano. Ale, devi capire che bene. Un dono a me è un dono alla famiglia. Guarda, che porta onore alla famiglia. Perfetto. Rifiutarlo sarebbe rifiutare il dono stesso e mettere a me in disonore. Va bene. Devo finire in merda anche quei parenti. E beh, ma i parenti a cosa servono se no? Cioè, tu non ci giocare caos. E olè. Bravo, ho bisogno di zucchero. Aspetta, prendo io, vai. 38 36. Laghi. Curato, se no le finisco. Io ho fatto 41. Mi sembra almeno 2-10. Barattolini. grazie. No, ringraziamo ancora l'ascoltatore per il malato. Volendo puoi non metterti in una situazione peggiore. Okay. Perché non hai fallito così tanto da farti smerdare completamente. Se non hai altro da dire, figliolo, sarei curioso di sapere chi sono i tuoi compagni. Subito, padre. Io sono inginocchiato, anch'io. Dietro di lui, ovviamente.
Ma stavo pensando alle parole giuste con cui far capire che questo dono è stato fatto alla nostra famiglia. Allora, e potresti... questo dono è molto importante perché i miei compagni sono qui ed è il perché preferirei proseguire questa conversazione in privato. Perché non sono riuscito a smerdarti in pubblico. Giusto. Continueremo in no, privato. No, perché non mi voglio trasformare in Bayushi davanti a tutti. Continueremo in privato solo per rispetto verso i tuoi compagni. Intanto prenderò il dono. E lo seguo con la testa bassa. E voi sareste? Vedi che guarda prima Ida. Nobile Kitsune-sama. Io mi sono alzato. Il mio nome è Ida Kokonoshi, clan Ida, del Granchio. Ah, un nobile vicino. Vi ringrazio per l'ospitalità di questa sera. E per ringraziarvi vi ho portato un dono. E gli tendo la cima di una delle corde della nave. Non posso accettare un dono che può essere utile a uno dei miei daimyo. Questo dono è il simbolo del legame con i vostri daimyo. E quindi per buon auspicio che questo legame si rinsaldi ora e sempre per il vostro clan, io ve lo porgo. Ed è per buon auspicio che deve rimanere a voi in segno del legame che lega i granchi al kitsune come buon vicinato. Senza ombra di dubbio. Tuttavia, la cima di una nave è il segno dei buoni commerci della volpe e della rappresentanza della volpe in terra di un impero del mare. E che sia anche il simbolo dei compagni che non si devono perdere, che possono seguire una corda per giungere fino a un posto che gli è familiare. Grazie, kitsune-sama. E prende la corda. Io senza farmi vedere faccio tipo un gesto di sporone. Però ci è riuscito. Sì. E in realtà era la corda con cui ti avevano legato. Sì, chiaramente sì. Ancora un po' di pelle. Infatti attaccata. È un po' rotta in alcuni esatto, punti della girata. E abbiamo anche un nobile monaco del drago, mi pare. Siang Reishu, mio signore. Per vedi che inchina la testa. Banale. Sono estremamente onorato che un membro del vostro ordine posi i suoi piedi in questo suolo benedetto dagli spiriti. Accompagno vostro figlio da molte lune e l'ho voluto accompagnare anche nel suo ritorno a casa. Se lo accompagnate da così tante lune, allora sono sicuro che sia vivo solo grazie al vostro aiuto. Mi scappa un sorriso. Mi abbasso la testa. Kitsune è un uomo forte che si sa difendere anche da solo. Abbasso ancora più la testa perché mi sono dovuto far difendere anche Xiang. Ma è anche un uomo giovane che è in grado di mettersi nei guai molto facilmente. Quel tempo è passato, padre. La nostra conversazione continuerà in privato. Non... Scusami, si era girato a lui. Hai avuto il tuo turno. Però io che chino la testa con un cenno di assenso. Era quello il mio. Io abbasso la testa di nuovo. Che lui non mi sta guardando. Io più. Oh. No, intanto sto guardando. Però sei proprio con la testa bassa che alza il sguardo. Mi guarda aspettandosi un dono. Perché a me non mi hanno mai cagato. Però. Vabbè, non è un daimyo. No, il regalo non è per il daimyo, il regalo è per qualunque per samurai di cui che ti ospita e che ti fa un esatto. Di cui tu arrivi. Però di cortigiano in teoria non si aspetta un dono da un monaco. Però lo lui ti ha chiamato proprio dicendo che eri del drago. E allora io gli porgo un la pergamena sacra. Dei cartigieri che al massimo. Del drago. Gli porgo le tre conchigliette. Esatto. No, è un rosario con dei sassi a forma di dente di drago. Qualcuno che regala qua tipo tempi no, se uno un rosario di sassi. Vabbè, il rosario lo fai o con il legno o con, sì, i sassi. Con i sassi, esatto. No, per sasso intendo delle pietre, delle sì, vigare, non i ciottoli del raccolti del fuori legati con un corticino. Faccio, questo è per voi mio signore, è un dono dai monaci dell'ordine tatuato nel rispetto dei vostri luoghi. Ma mi avete già fatto il dono più grande, riportare vivo mio figlio. Guardare vostro figlio per noi è stato un onore e un dovere. Ciò non toglie il dover mostrare rispetto per la vostra persona.
Ma non potrei mai chiedere a un monaco di separarsi da uno dei suoi pochi averi. Questo è un avere di cui mi faccio ben sacrificio se donato a una persona di così alto rango. Che venga allora appeso nel posto più sacro di questa casa, il boschetto. Più di tanto ho temuto camera mia, l'affronto peggiore. E vedi che lo prende, lo dà a uno dei suoi servitori. Sì, perché il boschetto va bene. Che si avvia verso il boschetto, quello che c'è dentro alla casa, come in tutti i palazzi nobili che avete visto finora. Sì, ma per Xiang penso che funzioni al contrario, perché siccome non lo caga mai nessuno... Fai conto che se tu avessi detto ancora una volta qualcosa su Kitsune, lui lo considerava come dono che gli avevi offerto, perché era già andato avanti due volte. Moriranno da solo in questo boschetto. Sto godendo un po' come un porco la gloria. Prego, seguitemi. Spero che il viaggio non vi abbia tolto la voglia di mangiare e bere. Assolutamente, grazie. E vi porta verso la sala da pranzo. Quando si gira e si allontana, io mi avvicino velocemente a loro e a bassissima voce dico: potrebbe essere possibile che la volpe sia costretta a rimanere qui. Cerchiamo di non fare che accada così. E poi lo seguo. Non sapete dove sia Kuseki, che non è venuto con voi. Ovviamente. Ah, perché io poi con loro un po' gli avevo parlato con mio padre, che per lui sono un bambino e quindi è pericoloso. Non era tanto d'accordo nel andare in giro così all'avventura. Ma da quant'è che ti sei andato via di casa? Adesso? Qualche mese? Sì. Solo? Da pochissimo sei con lupi, quindi. Sì, ma in realtà lo... No, no, lui era con i lupi da un sacco, però che ufficialmente se n'è andato non solo per le missioni dei lupi. Ah, ok. No, ma poi per i lupi, anche per uscire con i lupi, molto spesso è stato fatto un po', cioè, di straforo. Prima era eri con gli amichetti del giardino, esatto. Adesso hai fatto, esatto, 18 anni, va bene. Adesso ha la cumpa. E un paio di avventure con i lupi, tipo probabilmente quella con te, Bayushi, nel flashback, non era autorizzato ad andarsene. E Xiang non lo sa. No. Ah, cazzo, proprio. Minchia. Però l'hanno picciato un sacco. Ma non abbastanza, evidentemente. Ecco il gusto perverso di scappare quando ti chiudono in un luogo. Il pasto che viene offerto è estremamente ricco e molto saporito. Ci sono. C'è di tutto: carne, verdure, riso, dolci, nelle più svariate modalità. C'è sake in abbondanza, c'è tè, c'è un'acqua molto fresca che viene dal pozzo per cui il palazzo è famoso, perché scorre proprio su una... Tutto il tempo del cibo, eccetera, io sto zitto, ma si capisce che voglio andare a parlare in privato. Però se mio padre decide di... investigazione. Se mio padre decide che la cena duri 6 ore, sto zitto 6 ore lì all'angolo. Di cosa, scusa? Awareness 3 così. 3 così, sì. Puro 20. Ti rendi conto che sta facendo apposta a rallentare il passo solo per darti fastidio, perché da qualcuno hai imparato, nella maniera diversa, ma da qualcuno hai imparato. Che ragazzi, cioè... aspetto, perché io sono giovane e pazzo. Il pensiero che mi facevi nella mia cameretta quando ero più piccola era: io sono giovane, ho pazienza, lui prima o poi morirà di vecchiaia e a quel punto chi riderà? Però non perché lo odio, proprio sempre il pensiero un po' del figlio. Il pasto va avanti con molta calma e molta lentezza, ci sono diverse portate. È la prima volta che Kitsune non parla per tipo ore. Mi sto godendo il silenzio. Tu puoi meditare mentre mangi per la prima volta. Posso gustarmi il cibo. E il padre di Kitsune è una persona estremamente riservata e contenuta. Dice solo il minimo necessario ai servi per fare le cose e non sta per niente parlando con voi. Vi sta ignorando completamente. Non forzo sicuramente la conversazione. Fino a che a un certo punto non vedete che appoggia
le bacchette sulla ciotola, gira il bicchiere a testa in giù, si alza. Dobbiamo continuare la nostra conversazione. E si gira. Mi alzo e lo seguo. Senza dire una parola. Ovviamente ha aspettato che tu fossi a metà di un piatto per farlo. È l'odore. Vabbè, io semplicemente dico tale padre, tale figlio. Io e te giriamo i due bicchieri di sake davanti a noi. Vediamo, tirato su cazzi di kitsune. Vabbè, io vado avanti a mangiare. Ovviamente, anch'io. Anche perché finché non smettete, loro continuano a portarvi da mangiare. Cioè, bene. Roba per almeno il quadruplo di voi. Cioè per Ida. Ah, ecco, perché io mangio in maniera contenuta. Ida è sazio per la prima volta dopo mesi. Quindi felicissimo. Io seguo. E quando giungi nelle stanze dove il tuo padre ha, diciamo, la sala di ricevimento, lui si siede sul seggiolino, quello che usano i generali in battaglia, di cui lui fa molto sfoggio, pur non avendone assolutamente necessità. Si siede, ti fissa, guarda la pelle che è stata appoggiata di fianco al suo scranno. Permettete, padre? Dimmi, Kyoji-chan. Faccio il giro. E senza rispondergli alla cosa, cercando di non far trapelare un vaffanculo, faccio un giro per la stanza e invoco gli... Immagino che il mondo del Chikushudo sia la Mushishi. Assolutamente, okay. Sì. Quindi anche ci sono gli spiriti degli insetti. Quindi provo a evocare, a entrare in comunione con gli spiriti degli insetti per fargli tenere d'occhio che nessuno intorno, da fessure, buchi o altro, stia origliando o controllando in alcun modo la stanza. Essendo che ci è cresciuto, c'ho un race gratis. E sono due del rank, mi dimentico sempre, tre della terra. Due del rank, tre della terra. Basta. E basta. Più un race gratis. No, non lo spento. Beh, dai, è andata bene. Ottimo. 15 e 33. 18 33. Sì, più un race gratis. Che lo uso per fargli controllare per la durata della conversazione che non ci siano. Bravo. Poi torno lì, mi siedo, mi metto sempre in ginocchio come se fossimo tipo dal daimyo e gli racconto tutto. Tutto fino a che non arrivo alla morte di Bayushi. Ok. E se lui non dice niente, poi faccio una cosa. Vedi che rimane muto in attesa di aspettare la fine del tuo racconto. Prendo la pelle, la metto sulla faccia e mi trasformo nella vecchia Bayushi. Un cortigiano. Vedi che nonostante la sua capacità di rimanere... Lui è un cortigiano. Vedi che nonostante la sua capacità di rimanere impassibile in qualunque situazione, un sopracciglio si alza per un mezzo millimetro quando ti metti la maschera. E non gliel'hai mai visto fare. E gli dico, parlando... Che io ho anche la voce, no? Sì. Parlando nella voce della vecchia Bayushi, lui si chiama... Toshito. Beh, Toshito Dono, questa è solo una parte della storia. Queste vecchie ossa. Un momento. E mi tolgo la pelle e torno servile proprio un istante. Ho cercato di interpretare la vecchia. E lui rimane completamente zitto di nuovo ad aspettare che tu vada avanti con il tuo racconto. Vado avanti con il racconto. Che finisce con: per questo i lupi devono recarsi nelle terre d'ombra. E quindi sei qui perché io cerchi di farti desistere? Vuoi che metta del senno nella tua testa? Del sale nella tua zucca? Sono qui perché mi fido a pieno delle capacità di giudizio
di uno dei più onorevoli emissari della Mantide. Bene, perché tanto non avrei nemmeno provato a cercare di farti cambiare idea. Anzi, spero anche il che, più saggio dei membri della Mantide. Spero che finalmente con questa impresa tu riesca a guadagnarti effettivamente il nome che ti sei messo. No, ma veramente così, padre? Cioè, mi fai andare così nelle terre d'ombra? Io dico... Le terre d'ombra sono forse l'unica cosa che sarà in grado di dare un po' di disciplina a quella tua mente bambinesca. Ma è follia, neanche i granchi tornano dalle terre d'ombra. Ma tu non sei un granchio, tu sei una volpe. Le volpi sono astute. Devi dimostrare che siamo migliori degli altri. Ci sono gli oni. E tu sarai abbastanza intelligente da far andare avanti un granchio ad affrontarlo al posto tuo. Abbasso la testa. Dopotutto è per questo che viaggi con i tuoi compagni. E cosa dovrei farci con questa cosa? Una vecchia decrepita, cosa serve trasformarsi in una cosa del genere? Forse in questo momento non serve a nulla, o forse ti servirà a non destare dei sospetti, perché nessuno nota una vecchia rincoglionita quando giunge a casa sua. Stai facendo diventare agitato anche me. Ho detto persino una parola che non volevo dire. Ora, vecchia rincoglionita, calmati prima che io debba tirare fuori i tuoi vecchi amici. E tu sai cosa sono. Prova a meditare per calmarmi, perché sennò mi servirebbe il sacchettino, sai, tipo per l'iperventilazione. Bello Maria. I tuoi vecchi amici sono un bastone, sì, sì, e un altro bastone. Una è una un spada brustino di bambù. Sì, una spada di bambù. Per quello gli ho regalato la cacchita la spada, non perché non volevo che usasse quella di bambù in giro. 3 più cos'è? Scusa, meditazione, no, scusa, 1 4k3. No. Prendo il pezzo di maschera e ci inizio a soffiare dentro. E vediamo per la prima volta che c'è un occhio che si gonfia per fare il sacchetto di decompressione. Madonna. Che crisi. Sono calmo. Tuo padre si era già alzato. Posso. E adesso rimane in piedi e inizia a girarti intorno. Non puoi permetterti queste debolezze nel mondo fuori da questo palazzo o da questa foresta. Qui puoi anche essere un piccolo coniglio spaventato che corre nella foresta, ma fuori devi essere un lupo. I lupi hanno le zanne, i lupi sono un branco e sono astuti. Ma soprattutto devi essere una volpe. Adesso siamo in UE. Non mi interessa cosa siete, tu sei una volpe. Pensavo fosse carino. La volpe ha le zanne così come le ha un lupo, ed è più veloce, ed è sicuramente molto più astuta di quanto non lo possa essere un qualche granchio o qualche gru o qualche altro animale stupido. Avete ragione, padre. Però il vostro saggio discorso non regge così tanto quando c'è esattamente la pelle di una volpe davanti a noi. Ti è stata donata la volpe? Perché l'abbiamo salvata. La volpe è stata astuta. La volpe ha chiamato voi per fare il lavoro al posto suo. Fai come la volpe. Sii un kitsune. È il mio nome. Non ancora del tutto. Chi oggi? Beh, sappi che se dovessi finire nelle terre d'ombra e tornare, esco dalla stanza. A voi hanno portato da mangiare fino a che scoppiare. Anche Ida non era sazio. Ah, ma non c'erano loro? No. Ah, ok. Gli hai detto di parlare in loro. Privato? Sì, beh, io intendevo. Se non avrebbe mai insultato il granchio. Ok. Non è un pazzo. Esco fuori, poi ovviamente ritorno. Scusi, cosa ho detto? Ovviamente tipo pensavo di qua, non ho fatto meno di sentire. Esco fuori. Poi dopo qualche passo mi giro, rientro, faccio un inchino tipo da bambino di 14 anni, tipo, con permesso, e riesco chiudendo la porta. Poi mi rimetto la maschera e mi rimpettisco, sistemo il sacchetto e vado dagli altri. Io col tè. Come è andata bene. Quando torni indietro loro hanno praticamente appena finito di mangiare. Eh sì, ci sta.
ha praticamente finito. Tu hai finito da un po'. Io sono alla terza tegliera. La volpe ha avvisato chi di dovere. Possiamo, magari domani, i lupi possono partire. Va bene, Kitsune. Eh sì. Preferisci che alloggiamo in una locanda? Perché? Non lo so. Oh, non vi preoccupate, la volpe è astuta. La volpe conosce le persone e sa che alcune, con alcune è meglio chinare il capo e abbassare le orecchie per evitare troppe domande e frustrazioni. Ah, va bene. Non preoccupatevi. Oh, è il caso tuo, non mi preoccupo. Vedete una piccola lacrimuccia. C'è la maschera, l'ho messa apposta sul lato destro. Ma è solo a metà, dall'altro. No, nell'altro l'ho pulita. Con i cambi dell'aria. La tira su e la fa uscire dall'altro. Sì, più o meno. La volpe pensa che si ritirerà. E dico a uno dei servitori di indicarlo, dare loro delle stanze. Vi vengono date delle stanze, vi viene mostrato dov'è il bagno, vi vengono dati dei vestiti puliti, vi viene offerto anche di riparare eventuali strappi che avete sui vestiti che vi portate addosso, sì, sistemare l'armatura. Volentieri, perché sicuramente la mia dopo un mese di viaggio. Tutte le cose che possono rendervi più nobile agli occhi del padrone, dei servi, lo faranno molto volentieri. Ok. E per voi il soggiorno è perfetto, è come stare in una città termale, fate il bagno, ci sono i servitori che vi portano da mangiare, le servitrici che vi fanno i massaggi, tutto. Quanto ci fermiamo? Un giorno, io non mi vedono per tutto il giorno. No. A meno che tu non ti voglia fermare per un certo momento. No, li evito per tutto il giorno, evito anche mio padre se lui mi cerca, perché io ho lasciato la pelle lì. Sperato che... Se la dimenticasse lì. Cosa? La pelle della volpe. Sì. Perché non me la voglio portare dietro. Ah, ok. Però conoscendolo molto probabilmente fa il cretino e me la tira in faccia. Però un po' per cercare attenzione, no? Il mattino seguente voi siete super riposati e segnatevi che avete un punto vuoto in più. No, te no, non tu. Te non c'è verso. Tu non sei così riposato. No, però lo recupero. Sì, no, quelli da recuperare. Non so. Ti soffri. No, io non lo volevo riprendere. Tu torni normale. Io tra l'altro abbraccio il vuoto perché dopo questa sessione me lo compro un punto permanente. Perché sei vuoto dentro. Sì. Mamma mia, che dramma. E tu invece quando apri la porta, cioè anzi, ancora prima di aprire la porta, quando ti svegli, vedi che qualcuno è entrato nella tua stanza e ha lasciato dei vestiti puliti e sopra, piegata come se fosse un cappuccio, la pelle di volpe. Io prima di uscire per partire, esco per andare a raggrupparmi con loro, lasciando la pelle lì, e poi li faccio aspettare un attimo e torno a riprenderla. Va bene, ripartiamo. Infatti dove no, dai, il ragazzino farebbe così. Dice, no, io non la prendo lo stesso. Se ne va, poi quando arriva fuori fa... Vabbè, no, la prendo. Poi pensa al bastone. E all'altro bastone. E quindi... Invece che usare il bastone e la carota, tuo padre aveva la tecnica del doppio bastone. No, aveva anche la carota, che era di legno, però. Esatto, era quella di bambù. Era verniciata di arancione. Penso che quella con il piombo dentro era la carota. Penso che mio nonno vada dal padre di Kitsune per farle. Facevo così anche con mio nipote. Sì, erano montessoriani tutte e due, sì. E durante la notte parlano insieme e si prendono a scambiano appunti. Tu non hai mai visto, l'hai solo sentito il nonno, ma è uguale, identico. È la stessa persona. Ecco perché lo compatisci un attimo. Sì, quindi ringraziamenti, saluti. Ringraziamenti, saluti, evitando assolutamente persone che mi conoscono. E partiamo. A te viene regalata una bottiglia di sake. Ma che mi chiamo? Grazie. Kyoji. E a Xiang viene regalato un altro rosario più bello di quello che gli hai regalato tu. Vabbè, ci voleva poco. Non è di Giada, però è comunque di ottima fattura. Non posso accettare.
Ma prima... ti viene abbandonato davanti alla porta. Ah, quindi proprio... Prima non hai capito. Prima di andarmene io lancio... Non c'è modo che tu rifiuti il suo dono senza essere estremamente scortese. Va bene. Io lancio... Perché lui è meglio di te. Pulla della riflessione sul pozzo. Ah, ho capito. Pollo della riflessione. Papà, guarda, un pollo. Sì, ce la faccio. Quindi poi in teoria posso fare scrying qui. E ripartite, questa volta verso est... verso ovest. Non c'hanno cavalli Kitsune, vero? No. Né warg da cavalcare, no. Neanche non ne hanno bisogno, vivono nella foresta. Lo so, ma poi una delle prime cose che imparano è andare sottoterra e... Per quello per me le montagne erano un problema. Hanno mille piedi giganti da cavalcare. Esatto. No, quello era Lume Nera e non ci abbiamo mai giocato. Un ragno allora... gigante tipo Driter, no? No. Appena uscite dalla foresta dei Kitsune dopo qualche ora di viaggio, iniziate già a vedere gli alberi che sono stati abbattuti. La foresta probabilmente si estendeva molto più in là, mm-hmm. Ma le terre del granchio sono una terra più dura che è stata martoriata per assicurare la salvezza all'impero, mm-hmm. Per cui vedete che ci sono molte zone dove gli alberi sono stati tutto abbattuti, liberato, certo. Per portare il legno al muro e rinforzarlo continuamente ogni anno per evitare che crolli. Ci sono cave che sono state quasi completamente esaurite e vedete che molte di queste zone sono state poi trasformate in terreni dove coltivare o in, vi sembra, palestre dove si addestrano persino i contadini. Che è una cosa un po' strana, ai contadini non è permesso avere delle armi, ma in alcuni villaggi, mano a mano che vi spostate sempre più verso il muro, diventa più normale che anche i contadini si allenino perlomeno a mani nude. Per cui o karate o judo o qualsiasi. Ma contadini morti, ma tipo i forconi e cose varie neanche? In teoria se alzi un'arma verso un samurai può essere ucciso. No, verso me, ma quando si allenano tra di loro, magari si allenano con qualche bastone, sì. E cose varie. Armature invece è uguale? Armature, il problema è che non se le possono permettere. Okay. Le potrebbero portare, ma neanche quelle di pelle, i conciatori no, perché devono pagare. Allora, le tasse. In teoria, quando l'esercito cinese non aveva soldi per fare le armature di ferro, facevano le armature di carta. Quello sì, però anche la carta costa. Quindi armature non ne hanno, ma anche i samurai tanti non hanno l'armatura perché preferiscono spendere i propri soldi in altro. I granchi che sono abituati a dover affrontare cose più grandi di un essere umano hanno sicuramente l'armatura. Un kitsune o una gru non è detto che ce l'abbiano. Abbiamo ripreso i soldi a mio padre, devo chiedergli la paghetta. Sì, a Kuseki ovviamente. Ok. Che magari ancora con la vedova. Ancora con la vedova, esatto. E vi state dirigendo quindi verso casa di Ida. Il palazzo degli Ida. Che adesso vi dico anche che di buon chiama. Gusto è un granchio gigante. Chiaramente sì. Cos'è? In realtà sai tipo le torte quelle fatte tipo no, com'è il coso di SpongeBob dove vuole l'hamburgeria? Il Krabby Patty è il panino. Io credo che conoscendo le terre del granchio sarà più simile a una fortezza militare. Sì, sicuramente è un unico castello attrezzatissima. È tipo un minastino. Io mi devo sfogare visto che ho 3 in difesa, mm-hmm. Mentre attraversiamo le terre del granchio indico a Ida tutti i difetti di indifesa che trovo in giro. Va bene. Cazzo, va bene, ogni difetto indicato da Kitsune, io naturalmente arringo i contadini che si stanno addestrando nei vari campi di addestramento. Ah no, allora se dopo un po' vedo che è utile smetto. Però all'inizio te lo faccio, minchia, ecco. Tiri inutili. No, vabbè. No, è un tiro normale. 12 e 7. 26? Non è un 78 in no, al terzo che vedo che mobilita i contadini per riparare le cose sto zitto. Vi dirigete proprio praticamente al centro del muro, dove c'è il castello Ida. Il castello... Ida è il clan principale? Ida è il clan principale. E il castello Ida è probabilmente la fortezza più imponente di tutto l'impero, molto più del palazzo imperiale sicuramente. Credo siamo vicini a Shadowland. Se salite sul muro oltre il castello le vedete. Allora vi lascio andare un po' avanti e compenso. E poi li seguo tutto. È il centro di comando di tutto l'esercito del granchio
ed è sede di 3.000 soldati più tutto il resto che ci gira intorno. È una città mastodontica rispetto a quelle dove siete stati. Io mentre vedo lui che sta compensando, gli tiro una pacca sulla spalla, proprio volgarmente. No, compensare non mi vedi, però mi vedi che faccio solo tantissimi. Gli tiro una pacca sulla spalla. Coraggio, Kitsune, sei nel posto più sicuro dell'impero. Certo. Le mura sono alte 18 metri, sono estremamente robuste. E vedete anche che la struttura, ve lo leggo così come è scritta, è completamente scevra da ogni arte, decorazione o bellezza. Spartano fino al midollo. È un muro. E io rispondo a Ida. Alla volpe non manca il coraggio, ma perché siamo nel posto più difeso del mondo. Il problema è che i lupi lo stanno volontariamente lasciando. E vedete anche oltre il castello il secondo punto di riferimento di tutta la città, che è la porta che dà sulle terre d'ombra, su cui è montato il teschio di Falce. Falce è il più famoso Oni delle terre d'ombra, che è stato ucciso dalla famiglia Ida, è stato purificato dagli Shugenja della famiglia Ida insieme a quelli della Fenice, e il suo teschio è stato appeso sopra alla porta per monito. Quanto è grosso? Il suo teschio è grosso come questo tavolo. Mi sembra giusto. Quindi è vero che ci sono i giganti. Guarda, io da quando... E io gli descrivo come mi immagino le terre d'ombra, che tipo Attack on Titan. Dove ci sono i giganti che attaccano le mura e si mangiano le persone. È quasi così. Un po' più indente. Veramente? Io da quando sono nato non ho mai visto altro di diverso, quindi... Sì. Cioè, tu hai mai incontrato uno di quei cosi? No, io non l'ho mai incontrato, perché sennò probabilmente non sarei qui a raccontarlo. Però. Però si possono uccidere. Però gliel'hanno raccontato quella città. Sì, com'era. Però la storia del mio clan dice che per ucciderlo bisogna essere davvero in tanti. Non possiamo avere una scorta, immagino. E chi ha ucciso quello, ti dice Kuseki, ha usato un'intera armatura fatta con questo. Esatto. Tira fuori la sua spada. Non è sopravvissuto. Beh, per ti raccontarlo. Manca solo l'armatura. La sua risata è nervosa quanto la tua. Forse eviterei di impugnare in mano quella cosa. Vedi che sta tremando la mano, la rimette a posto nella cintura. Beh, ma è vero, no? Ho sentito, la volpe ha sentito dire che se non ti muovi non sono in grado di vederti. Io questa cosa non te la posso garantire. E che se prendi un bicchiere d'acqua li puoi sentire arrivare, perché vedi che trema? Anche questa cosa non te la posso garantire. Io quello che so è che chiunque abbia dovuto affrontare un Oni, più che di un bicchiere d'acqua, ha avuto bisogno di bicchieri di qualcos'altro. O di un secchio direttamente. Che è il motivo per cui Ida probabilmente beve così tanto. Siete abituati. Siamo abituati a... Ah beh, la volpe si immaginava che nel secchio ci finissero i resti di chi li incontra. Però meglio così. Meglio alcolizzato. È una doppia utilità, prima e dopo. Solo uno stupido non ha paura di una cosa che non può controllare. Già, e andiamoci proprio in mezzo. Però prima potete stare al sì, certo, chiaro. Anche perché ci avete messo 3 giorni a attraversare le terre del granchio per arrivare fino qua. Posso ricambiare il favore e ospitarvi? Sicuramente. Essendo l'ultimo posto civile probabilmente per molto tempo. La volpe è sempre stata curiosa di vedere una pacca l'arte del granchio. Oh, l'hai già vista l'arte del granchio? La praticano i contadini, la praticano tutti. L'arte del granchio è la pastorizia? No, l'arte del granchio è ogni uomo è utile per combattere. La volpe lo sapeva, sperava che ci fosse in realtà qualcosa dietro, che fosse solo ego vostro, in realtà non esiste nulla al di là. Anche la volpe sa che purtroppo certe cose esistono. E vi avviate verso il palazzo sì. Vero e proprio, che come il resto del muro è un quadrato di pietra robusto, inespugnabile persino dagli oni, ma che non offre nessun appiglio di sollievo dell'occhio di nessun genere. Chissà cos'è che come è contento. Ah, la bellezza sta nell'occhio di chi guarda, non ti preoccupare. Ah. Sono stato già con dei granchi. Non sarà la in prima che volta. Senso?
Nel senso esattamente che ti immagini. Andiamo. No, 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 faccio una domanda. Abbiamo un gruppo di donne guerriero? Assolutamente sì. E allora mi sporgo verso Akuseki e gli sussurro il nome di questo reparto, che sicuramente sarà fanteria, quindi proprio ignoranti tipo Starship Troopers. Sono tutte delle Starbucks. Sì, no, esatto. A me mi è appena venuto in mente le Amazzoni di Futurama. Perché no? Lo Zuzlu. Esatto. No, io mi sono immaginato una truppa però armate come stava, tipo con i fucili e cose varie di tipe che ti prendono a testate in faccia. Esatto, e infatti io gli consiglio, gli dico, se vuoi un'esperienza particolare vai qua e gli faccio vedere dove andare. Ah, beh. Ah, ne ho sentito parlare, penso che sia uno dei motivi per cui i ragni bevono. I ragni, i granchi bevono. Anche un ragno potrebbe bere questa sera. O almeno un futuro ragno, se sopravvivo. Chi lo sa? Ci vediamo qui domani. Domani. Attento, abbiamo cortesie da effettuare, altrimenti vorrei vedere un po' le difese di questo posto. Ma tendenzialmente anche qui vige un'etichetta, per quanto ridotta. Di sicuro inutili formalismi potrebbero anche essere bypassati, se vuoi, superati. Quindi invece di regalare qualcosa di effettivamente utile che viene visto male, qui qualcosa di utile potrebbe essere visto bene? È possibile. Non ho niente di utile. Soldi? Sono... Ad ogni modo nessuno verrà respinto. Un dono è sempre un dono. Che è poi il motto di Akuseki, nessuno verrà respinto. Esatto. Prendo tutto. Dio che puttaniere. Il palazzo vero e proprio è chiuso anche quello da delle porte. Ci sono quattro soldati all'ingresso pronti ad aprire le porte e quando ti riconoscono si inchinano. Ida-sama, è un piacere vedere di nuovo il vostro volto in questi luoghi. Io mi inchino e li saluto a mia volta. Vi ringrazio, è un piacere anche per me rivedere il vostro. Spero che non sia l'ultima volta che ci vediamo. Se sarà l'ultima, sarà con onore. Sempre. Lecca. E aprono il portone. E quando aprono il portone sentite da dentro la voce che prima era un po' ovattata da queste porte molto spesse. La sentivate un po' che veniva da sopra, ma non capivate bene da dove. Di migliaia di soldati che si stanno allenando. Migliaia no, ma centinaia sì. Di soldati che si stanno allenando. Terza, quarta! E che, seconda, che riempiono praticamente tutto il cortile. Quello che normalmente è il giardino del palazzo qua è stato tolto per fare spazio a un ben più utile campo d'addestramento. Ma certo. E vedete che ci sono diversi uomini in armatura che danno istruzioni e vi sembra una cosa strana che una persona addestri qualcun altro stando in armatura? Ma perché non avete mai indossato un'armatura per tutto il giorno? È un addestramento anche portare l'armatura tutto il giorno. Io mi avvicino a Xiang e gli dico: questo è esattamente come la volpe si è sempre immaginata il Toshigoku, il reame del massacro. Esattamente così. Se ti metti un po' così che vedi anche la testa dell'Oni, la volpe potrebbe dire ci siamo. Potresti aver ragione. Io guardo, volevo fare un tiro di percezione per vedere se c'era qualcuno che era particolarmente indietro con l'addestramento, stanco, in difficoltà, con l'armatura fuori posto. Vai. Ma investigazione anche. Sì. No, no, ho capito percezione, aggiungi due dadi. Giusto, hai ragione. Ho visto un 6. Vedi che due, sei o nove. C'è un intero gruppetto di persone che sembra particolarmente stanco, esausto quasi. Di soldati che si sta allenando e hai già visto più volte gruppi in queste condizioni. Stanno svolgendo uno di quei rituali dei granchi. Praticamente si allenano ininterrottamente per 36 ore.
fare. Mm-hmm. A meno che non svengano prima. Ok. Per cui arrivano veramente allo stremo delle proprie forze e danno fondo a tutto quello a cui possono dare fondo. E viene fatto in genere in piccoli gruppi, in modo da non intaccare le difese nel caso succeda qualche cosa, ma in modo da dare a tutti la possibilità di a giro compiere questo addestramento. C'è l'addestratore vicino? Sì, l'addestratore si sta allenando con loro. Certo. Come usanza. E è una tua vecchia conoscenza, tua cugina Fujiko. Fujiko-sama. Vedi che lei continua intanto con la lancia a fare affondi e a seguire il kata che sta facendo eseguire agli altri. Kaku! Da quanto? È un piacere rivederti. Anche per me. Da quanto? Non posso fermarmi, ma è già sorto il sole una volta. Ok. Allora io mi rivolgo verso i suoi e gli dico: forza soldati! Ricordatevi, ogni soldato è la vita del suo compagno. E vedi che nonostante siano estremamente stanchi, stanno andando avanti meglio di quanto ti aspetteresti. Perché è stata una crema. Beh, una crema proprio no, però sono riuscito a fare comunque un 32. Nonostante io Robè ho fatto 62 ore ininterrotte di allenamento a World of Warcraft. Di allenamento. E QWERTY ha fatto 56 ore, 12 56 minuti ore e 38 minuti. Secondi. Esatto, di diretta finale. Quindi sti granchi non è che sono un granché. Ma non avevate l'armatura. E non masticavano il guaranà. No, però Claudio doveva. Esatto, però beh, esatto. Qualcosa si faranno, dai. E Claudio però ha fatto, non sono interrotte, ma anche che doveva andare a montare e smontare, quindi lui si può dire che ha usato l'armatura. È vero, è verissimo. E difatti non ricorda Numenera, che quindi nell'addestramento non è la cosa migliore che ti accada, non ricordarsi otto ore di giornata. Ma sono sopravvissuto. Sì. Maronna, che impresa, ragazzi, che avete compiuto. Terribile. Potete ascoltarlo su QWERTY.it, esatto. O su Fumble GDR, le parti essenziali, cioè Fumble. Il resto del plotone va avanti, però vedi che le parole del figlio del daimyo li hanno rinforzati e ricominciano con più foga ad allenarsi. Noi lo sappiamo che lui è il figlio del daimyo. Sì, sì, detto. Io sì, anche perché non credo che tenga segreti. No, tra l'altro, nel senso, nel mio arco familiare è proprio palese, cioè nel momento in cui mi è stato detto devi far parte dei lupi, che è un gruppo al servizio dell'imperatore che va in giro, la mia famiglia lo sa, cioè sa tutto, è proprio tutto ipertrasparente, anzi per loro è un onore, servo l'imperatore in un altro modo. Per loro è stato un sacrificio grosso privarsi di me sul muro, perché grosso comunque, in tutti i sensi, esatto. Quindi è stato un po' una sorta di segno di fedeltà all'impero ulteriore. E scorgi tuo padre in fondo alla piazza d'armi che avete davanti, sulle scale che portano al palazzo, che è sopraelevato rispetto al piazzale. Lui è in piedi, non seduto come farebbe un generale qualunque, ma in piedi, probabilmente anche lui da ore in armatura, a controllare gli allenamenti dei suoi uomini. Io lo guardo dal basso, chino il capo. Lui io da lontano insieme agli dà ti vede, si inchina anche lui e vedi che inizia a scendere verso di voi. Ok. Passo pesante. Lui è un uomo, anche lui sulla cinquantina, più o meno come tuo padre. Hanno un'età. Sì, solo che lui è in armatura. Solo che lui è in armatura ed è grosso due volte tuo padre. Potrebbe spezzargli la testa in un attimo. No, no, no. Ma tra tuo padre e mio padre, chi vince secondo te? Tuo padre. Fine di tutti i discorsi da ragazzini. Mio padre, tuo padre lo picchierebbe? No. Nah. Arriva verso di te, ti fa di nuovo un inchino con la testa, dopodiché ti abbraccia. Perché sì, sì. Tra i granchi è usanza. È perché le chele? Essere molto più familiari e vicini alle altre persone di quanto non siano altri clan. È un piacere riaverti tra di noi, figliolo. Padre, anche per me è un piacere ritornare nella mia casa. Sarà il tuo luogo a cui tornare in qualunque momento, lo sai. Grazie, lo sento. Questi devono essere i famosi lupi. Sì. Chino la testa. Una parte. Chino la testa anche lui. Ida Dono. Chiamatemi pure Ida-san.
Dopotutto siete amici di mio figlio. I formalismi sono inutili, li lasceremo alle gru. Faccio quello io di mezzo tra risata per accontentarlo che sto ridendo la battuta, ma non l'ho capito. Vedo che hai scelto dei compagni inusuali. Non li ho scelti io, ci siamo scelti, padre. È il metodo migliore. Siamo stati tutti chiamati a servire l'imperatore. Se è la volontà dell'imperatore, è la volontà anche mia. Siete i benvenuti in questo palazzo. Siete affamati? Siete stanchi? Volete allenarvi un po' prima di cenare? Io sicuramente mi allenerò prima di cenare. È la cosa giusta. Volentieri. La volpe è una curiosità, se permettete, Ida-san. Certo. Si dice che il daimyo del granchio sia una delle persone più onorevoli che esistano su Rokugan. Non posso dirlo io. La volpe si domanda se fosse possibile fare un dono. Purtroppo non è molto utile, ma sarebbe in grado di dimostrare questo, di cui gli spiriti del Chikushudo sono sempre curiosi. Se è un dono che fate con il cuore, sarà sempre ben accetto. Se potete, mettere le mani così. Mettere le mani in avanti. E si recitare dicendo: si dice che i kami del fuoco e le salamandre, i loro spiriti, possono forgiare una spada fatta dalle sacre fiamme che brilla con l'onore del guerriero che la brandisce. La volpe dona ai suoi vicini un dono effimero ma importante, e invoco i kami e gli lancio katana di fuoco. I kami la lanciano perché più è onorevole più brilla la lama, quindi ci acceca. E mi prendo... No, beh, mi prendo un cazzo. Devo andare nelle terre d'ombra. Sono tre. Ma ti riposi, un vuoto usalo. Sì, no, un vuoto, sì. Ah. Dicevano. Qua, così. Mi prendo uno strappo muscolare. 6 e tengo 6. Esatto. Concussione. Aspetta, il rank lo tieni, no? Eh? Il rank ti dà 2k2. E non so come funzionano le tue magie. Le magie? Che anche tieni, no? Eh sì, perché tiri solo quello, in realtà più l'anello. Te lo sei iscritto apposta per non dovermelo chiedere tutte le volte. No. Lo chiedo a me che non ho mai lanciato una magia. Dimentico sempre, scusate. Spellcasting. No, è keep. Il keep è l'anello, quindi più il vuoto, quindi tiro 6k4. Sembrava un po' power, 6k6. Quanto devo fare? Penso che mi basti. Sì, 20... C'ho 27. Sì, hai voglia. Ho voglia. E uso... No, beh, volevo usare un raise per farla durare un pochino di più. Ok, va bene, non c'è problema. E tu ti aspettavi... di vedere una katana o qualche cosa del genere formarsi nelle mani. Sì, se riesco la faccio quella che vuole lui, però io sì, no, Senti che tu ti sforzi di fare qualche cosa, ma gli spiriti qua sono talmente forti. Qui delle salamandre, c'è un race gratis. Da essere... Da saper leggere la volontà di chi li impugna. E infatti nelle mani del daimyo, del granchio, non appare la tipica katana, ma appare una nodachi. Quella con le tre catene? No. È la taglia a cavalli. La spadona. È lo spadone lungo che taglia in due un cavallo. Quindi io vedo che... Cavalleria. Io vedo che compare l'Elsa, che però gli occupa tutte e due le mani. Esatto. Quando in realtà dovrebbe essere tipo appoggiata sulla lama. E poi continua di fianco. Quanto brilla? Tanto. Allora io faccio tantissimo. Un passo indietro con la mano e inizio a sudare lievemente perché fa caldo. Lui vedi che con una mano la fa roteare. Si gira un po' di gente lì dall'addestramento. Sì, si fermano tutti. Era quello che volevo fare. Tranne quelli delle 36 ore. Sì. No, non si girano, ma... e si picchiano tra di loro. Esatto. Perché stanno guardando. E,
C'è per un attimo quasi completamente silenzio nella piazza, mentre il daimyo la fa girare un attimo la spada, ti guarda e dice: impressionante, ora capisco perché hai scelto questo compagno, anche se dall'aspetto sembrava più debole degli altri. Il mio rispetto va anche a voi. Ci sono delle piccole salamandre che girano sulla lama. Chissà se è in grado di tagliare, si gira verso le scale, anche la pietra. E va verso le scale del suo palazzo, solleva la spada. Due minuti tanto. E dà un affondo sulle scale del palazzo. Controlli il danno effettivamente. Il danno è 2 di 2, ma ci aggiunge l'onore. Onore fisso. L'onore. Ok. Come dadi. 2 di 2, 2 K2 più onore. 2 K2 più onore. Ok. Allora, per colpire. Cazzo tiri, è 2 K2. No, questa era per colpire. Tiro per colpire. Perché potrebbe mancare una scala. No. Sai, si potrebbe muovere il 90 di onore è lo shogun. A parte che lo shogun potrebbe avere meno onore dei. L'onore non è quello pubblico. Quello no, è quello privato, giusto. Ah, ok, status. ok. Comunque, lui ne tiene 6. Vede che la prende la scala. La prende bene. Ma con una precisione. Poteva fare il raise per colpirla due volte. Con una precisione che nemmeno i migliori medici, chirurghi e la maneggia tranquillo. Sì, anche perché non pesa nulla, quindi non lo so. Però. E farebbe 11 danni. Aspetta, non mi ricordo se è più dadi solo. In onore. E la spada fa 2 K2. Ma non ci aggiungi anche la forza? No, la spada è una magia. Ah, ok. La magia fa 2 K2 più... No, chiedevo, è curiosità mia. T'avevo detto di controllare prima. Ma pensavo che stavi andando a guardare tu. Lo stavi sfogliando. Sto guardando le spade. No, non ce l'ho lì. No, fa 2 K2, ma si era visto la volta scorsa. Sì, ma più l'onore che io l'altra volta. Ma è un onore fisso o un onore? No, non può essere un eroe. Posso? A dadi. Cioè. Vai. Posso, grazie. La morte, l'onore a dadi. 9 K9, cos'è? È del fuoco prima. Fire Mastery. Katana of Fire. Katana of Fire. 2 K2, school rank in place of your kenjutsu, però non penso siano i danni. Se possiedi la kenjutsu skill hai il tuo honor rank ai danni. Ok, allora fai 21 danni. E quindi cosa succede? Cosa vediamo noi? Voi vedete la scala in cui si crea una fessura dritta, perché lui ha colpito talmente... Tipo laser. Tipo laser. Che taglia una decina di... Sono su tuo padre, però. Una decina di gradini. Facendo una fessura. Tra il silenzio di tutti si sente io con la giotta del catesimo. Wow! Lui riprende la spada e te la riporge e dice... È stato un onore poter usare una spada così potente. Io faccio un inchino e quando la tocco la faccio sparire. Ha il massimo di onore che si può avere in questo gioco. 10 e io prendo la spada, la faccio sparire, però poi lo guardo e basta, non dico nient'altro per tutto il tempo, lo seguo con lo sguardo. Se vuoi allenarti, Kurogane sarà sicuramente disposto a scambiare qualche colpo con te. Kurogane è un altro dei tuoi cugini, e è l'unico grosso quanto te e tuo padre. Che siete i più grossi in assoluto del clan. Lui è l'unico altro di tutto di tutta la famiglia così grosso. E infatti è quello con cui ti allenavi prima di partire, perché la vostra usanza era di usare le armi pesanti che gli altri in genere non usano. E ti faccio sulla Xiang, faccio. Non è previsto dal incantesimo che non sia una katana. A me lo chiedi. Sì, sto parlando con te. La volpe sta parlando. Sei confuso. Sta passando. Lo seguo lo sguardo. Grazie padre. Andrò subito a cercare il Kurogane per riprendere le vecchie abitudini. Ottimo. Se voi siete stanchi, accomodatevi pure. Io mi alleno volentieri. Cosa? Con te. Se siete stanchi, accomodatevi pure. Sì. Io seguo Ida, voglio allenarmi. Tu segui Ida e vedi che in un'altra parte della piazza si stanno anche allenando, non sono dei monaci, però sono dei samurai che si stanno però allenando a mai nulla. E passando vedi che comunque
si stanno allenando con tutti i tipi di armi possibili e immaginabili. Alcuni con le mazze, quelli con l'arco, quelli con le spade, con le lance, le alabarde, le asce, tutto. Non c'è una tecnica di combattimento a mani nude del granchio? Sì, c'è. Sì. Il wrestling del granchio. E come funziona? Cioè, è grappling. Cioè, è solo presa. Strozzamenti, proiezioni, lance. Non c'è tipo l'ala della gru che dai la gomitata a far tipo finta che la ho doppio pugno così sulla faccia. No, è no, doppio sì. pugno sulla faccia e dei draghi. È più che altro un raccatta e lancia. Sì. Quindi ci sarà un bot di gente che sta facendo tipo greco-romana sì, in esatto, giro per tutto il, così, sì. il posto, però sanguinanti, non si sa come, ma sanguinanti perché comunque se ti prendi la testa e ti ribalti e te la spiacci contro il pavimento di pietra, ma io sì, guardo sì, ammirato sì, perché non sono abituato, fai danni se sì. tieni in lotta bloccato sì. cioè Kitsune di solito è gente che parla con gli animali in giro, quindi sono ma un po' c'è un conchio della terra che lo faceva proprio. E la tecnica del granchio è diventata famosa perché loro buttano a terra le creature e gli altri gli danno giù con le armi. Ciao, esatto. Ci saluta gli spiriti del ciao ai kami, ciao a tutti i kami dell'etere. Ciao ai kami. Io mi avvicino a uno di questi gruppi e dico: soldati, ben ritrovati. Loro fanno un segno di rispetto. Vi sarei molto grato se si potesse unire questo mio caro ospite e amico al vostro allenamento. Minchino. Vi posso garantire che avrete assolutamente pane per i vostri denti. È un validissimo combattente. Se Ida-sama propone una persona per combattere, sicuramente sarà più che degno di combattere contro dei miseri granchi. Grazie. Io mi siedo a guardare la cosa. Onore voi, granchi. Mi siedo a guardare la cosa e evoco lo spirito del mais per evocare dei popcorn. Mentre Xiang sale nell'arena. No, ma io che faccio, ti stavo anche a seguirti però... serio, lo spirito del mais. Popcorn, lo spirito del mais è bellissimo. E gli altri ti dicono: no, è lei che fa onore a noi. Avere un nobile membro dell'ordine Togashi tra di noi è più di quanto avremmo mai potuto sperare. Bene, mostratemi quello che sapete fare. Non ucciderli! Loro si guardano un po' tra di loro e alla fine uno si fa avanti. Non è particolarmente grosso. Non importa. Però la corporatura è quella di Bruce Lee. Appunto, va bene. Okay. Non ucciderlo! E si mette in mezzo al ring, che è più che altro giusto un cerchio disegnato per terra. Io gli faccio l'onore del primo colpo, quindi mi metto in difesa totale. Ok. Quindi è difesa su riflessi, quindi 6x6 diviso 2. Diviso 2. No, vabbè, non ti usi. Usiamo il Kirin subito per... No, ma ho fatto 9, 7, 8. Fuffa contro... Io gliel'ho detto non ucciderlo. Non può, infatti è meglio il ho Kirin che pugni l'etichetta. Ho aspettato l'etichetta. 9... Ok. Fatto 24, 12 in più alla difesa. Allora, lui spende un punto vuoto per avere più 10 all'armatura dopo. Mm-hmm. E ti sferra il primo attacco con... attacco completo che toglie 10 di armatura al prossimo attacco andando perfettamente in pari. Ok, ma c'è 5 raise? No, attacco completo. Scusa. Uno dei kami degli spiriti animali che mi passa vicino mi sussurra: state ancora giocando? E io dico: non stanno giocando, rischia di ammazzarlo. Chia, 2-10. Sì, però anche 2-1. Vabbè, ma tanto mica tiene tutto. No, vabbè. Tieni quel 9. Sì, ma il bello di questo gioco è che tanto puoi tirare tutti i per dadi colpire, che vuoi. Se vengono uno, chi se ne frega. L'importante è far uscire 10. 2, 41. Che riscatti quelli. Passato. 39, 53. Avevo 32. Ah, in difesa completa. E loro si sono addestrati in una tecnica particolare. Per cui invece che fare un solo danno a mano, tirano 3 e K2. Invece che uno K1. Sì, no, è giusto. Danno di una katana di fuoco. Sì. No, la katana di fuoco è 2K2 più onore. Esatto. Sai, io faccio 6K3, quindi... 18 danni. Li prendo tranquillo.
Non sei neanche ferito. No. E che non ho riduzione della terra, che lo prendo al prossimo livello. E vedi che torna indietro alla Bruce Lee. Bello stiloso. Continuando a muoversi. E adesso finalmente vedremo la vera, il risultato della sfida eterna. Ma Tyson ai tempi d'oro contro Bruce Lee, chi vincerebbe? Se... Oh no, lui schiva, no, lui lo prende con un pugno. Non c'è una soluzione, sono andati avanti per secoli online. Però Tyson non ha i pugni di fuoco. Esatto. Gli faccio... Però è la stessa cosa. Adesso vedremo se Tyson avesse i tatuaggi magici. E vado d'attacco anch'io. Tu non ti eri messo in difesa completa? In questo turno mi posso mettere in un altro kill? Ma questo turno, se tu gli hai detto che gli lasciavi l'attacco, l'onore del primo attacco... Lui è attaccato, non è un nuovo round? No. No. Fermo se tu tutto. Gli hai lasciato l'onore del primo colpo, non sì. tirando l'iniziativa, lui è primo di iniziativa. Sì. E tu avevi scelto di metterti in difesa completa. Ah, ok, quindi ora quindi l'attacco normale. Quindi lui ha normale. Attaccato... No, lui adesso ha un altro attacco. Lui ha un altro attacco. Perché tu, giusto. Mettendoti in difesa completa, giusto. Non puoi attaccare. Giusto. Se vuoi cambiare stance, sì. Adesso è il momento di farlo. Perché inizia un nuovo round. Cambiavo stance e si tira l'iniziativa ora. E l'iniziativa adesso è primo lui. È primo lui, va bene. Ok. Se no. No, 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 no. Ok, giusto. Vai. Ma fare il pignolo. Sì, lui però entra in difesa totale. Prima. Chi ha vinto l'iniziativa quando l'hanno tirata? No, si decide tutti la stance a inizio round. Però si tira l'iniziativa comunque. No, perché l'ho lasciato attaccare. Quindi l'ha lasciato andare. Ah, quindi gli ha ceduto l'iniziativa? Sì. Sì, chiaro, ok. Pensavo avessero tirato l'iniziativa, lui era primo e diceva mi sono messo in difensiva. E quindi poi quando iniziava era lui primo di nuovo. Vuoi cambiare stance? Sì, attacco totale. No, ok. Tanto mi e la cambio della stance devi fare prima, all'inizio, all'inizio del, round. Tutti decidono se cambiare stance. C'è un ordine di dichiarazione? Uno si può arrangiare perché vede quello che fanno i nemici. A meno che non puoi seguire anche l'iniziativa nel decidere la stance e poi okay. Se segui l'iniziativa. Lui non va più in attacco completo, fa solo un attacco, ma spende un 1k1 di vuoto per darsi un dado in più. Ah, si spende un altro vuoto? Sti cazzi, sta bruciando il ragazzo. Lui non deve fare 36. Io spendo, allora spendo un vuoto di difesa per andare in pari. No, non mi conviene. Allora, questo è un 14 e 9, 23 e 7, 34. Preso. Tanto non conviene più di tanto aumentare la difesa. Au! Sono 17. Spendo un vuoto per ridurre di 10 danni. 37, 41 danni. 41, 31, quindi questo 31, 29. E 8, 21. E 8, 13. E 8, 5. 5. Finisco a gravemente ferito, cioè mi ha tirato una lecca. Tu non te l'aspettavi perché il primo pugno era per dare un assestamento e capire come hai rimesso. Lecca. E il secondo è arrivato pesante come solo le pietre del muro possono essere. E io ricambio perché è il mio turno e poi do basta. Ricordati che hai la penalità di meno quanti danni? Meno 12. Meno, 20, meno 12, ok. Al tiro. Quindi... Lui ha 23 di armatura. E perché ho preso la riduzione del danno 10, che se no ho fritto. Allora, se no vedevate andare giù 5, 7. Il buon Xian. Io non ho specificato perché ho detto non ucciderlo. Più uno di vuoto. Aspetta, non mi ricordo una cosa. SDC. E un 10. Prenderlo l'hai preso sicuramente. A 23. Aspetta, devo guardare di quanto. C'è un 7. Allora, 7k tengo 6. 4, 5, 6. Allora, 8, 18, 16, 26. 26 più 16. 53. Mi sono entrati due attacchi. E quindi sono 6k3 per due volte.
Ah, più il vuoto che avevo speso? No, il vuoto danni non si attiva. C'è un 10. Sì. Aia. 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 Aia, 3 10. Minchia. E questo è solo uno. Te l'ho detto, uccidevi. No. Ecco perché non volevamo gli schiaffi da Xiang. Allora, 30 più 7, 40, 49. Questo è solo uno. Va giù al primo. Infatti. Va giù al primo? Just si stava menando con gli altri. Col secondo, col secondo non farlo cadere. Per sport. Dagli un pugno in faccia mentre si accascia col secondo, no, prendilo secondo, per la tunica e non farlo cadere. Secondo lo faccio, come si chiama quella tartaruga di... di Kung Fu Panda che fa la mossettina tin 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 e lo paralizza. Ok. Era una legnata anche qua. Il secondo inizia la combo di Street Fighter, per cui col primo era l'uppercut e adesso continua a tenerlo in aria finché continua a fargli danni. No, è presente quando dondeggia un omino in Mortal Kombat? Kill him! Finish him! No. Finish him. No, vabbè, anche perché non lo vuoi uccidere. Ma assolutamente no! Però va a terra e tutti gli altri granchi... Tu l'hai dato il secondo pugno, faccio... quindi? Allora io mi immagino che tu gli hai dato il cazzotto, l'hai steso e poi con l'altro, mentre cadeva, gli hai dato un pugno in faccia, ma ti sei fermato così, no, no, sei visto i capelli, no, che hanno fatto tipo... Non glielo... Ah, bello però! Ti sei fermato sul naso, tipo tanto così dal naso e ed è caduto all'indietro. E mentre gli altri granchi stanno a guardare la scena e uno si sta avvicinando giusto per controllare che sia ancora vivo, popcorn. Gli altri ti si avvicinano, ti fanno un inchino molto onorevole, si inchinano più di quanto ti inchini tu. Dicono, è un onore veder combattere qualcuno di così forte. È un onore per me aver appreso le vostre tecniche. Speriamo di poter in maniera molto efficace apprendere anche noi le vostre. Allora, il doppio colpo. Su questo si chiude questo episodio della Leggenda dei Cinque Anelli. Pix! Pix! Domande! Un punto per la sessione. E ci siamo. E fin lì. E vai. Un punto per ogni elemento scoperto sulla storia. Niente. Niente. Beh, oddio, che il pane di Gizzi. Beh, quello è un segreto del PNG, magari. Abbiamo scoperto un PNG. Il segreto di qualche PNG che suo padre è effettivamente così stronzo come ve lo raccontava e non solo, vi vuole usare come carne da macello. Esatto, per difendere il per figlio. Per difendere il figlio. Ci sta. Uno. Beh, quello loro non lo sanno, ma l'abbiamo scoperto. Ma l'avete scoperto. Un Pix, se interpretate i vostri svantaggi mettendovi in situazioni difficili. No. Non credo. No, 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 non per me. Avete risolto un legame con un altro PG? Te lo dico subito. È un non giocante? Cioè, Kakita è un PG o non è un PG? Non è un PG a meno okay. che... No, se tu hai scritto un legame con Kakita, sì, però sì. Sì, l'ho scritto. Ah, se l'hai scritto, allora sì. Allora, sentiamo il legame. Il mio legame con Kakita è... Allora, a livello aulico, l'eleganza della gru placa l'animo per la battaglia più difficile. A risoluzione del legame, la gru non è mai scomposta quando combatte. Voglio addestrarmi con la gru e apprendere la sua tecnica. Ora, non è mai scomposta per il duello che c'è stato. Però sì. Però ci sta. Però sì, però sì. Quindi un PX. Ok. Io forse ho risolto quello della volpe perché alla fine ci siamo fidati di lui, che il mio legame è... la volpe è casinista e irriverente, però se fidarsi di lei spesso ti può portare sulla buona strada. Ci siamo fidati di lei, siamo andati da suo padre e suo padre in fondo ci ha aiutato. Per quanto ne sai tu, viaggio. Sì, tra sì, l'altro. Appunto. Io dipende, io lo completerei probabilmente la prossima sessione. Per se Ida mi complimenterà per aver fatto la cosa al padre, gli fatto guadagnare onore, allora la prossima sessione. Te lo volevo dire, poi. Prossima. Vabbè, nessuno è morto a causa prossima. Vostra. Nessuno sì, è morto a causa tu. Vostra. Sì, non me ho lo ucciso, scrivo. Cacchio. Più uno Ida. In più prossima. Tu hai vinto un duello. Cacchio, è vero. Sì, sì, lui ha fatto il botto di punti esperienza. Cacchio, è vero. Che uno? Tre. Ne tre. Prendi. Tre. No, tre. Mi segno uno. Sì, sì, segno tre. Sono tre. Cazzo, sono tre, sì. Nessuno è morto a causa vostra? Beh, direi di sì. No, Roberto, tu ti sei mai segnato la tua nemesi? No. Ma la devo inventare. Voi vi siete io? Mai segnato? Eh sì. Io sì, ora la so. Io la sì, mia... però non... Ma io l'avrei fatta... Io ce l'ho, ma non... No, io la faccio. Non l'ho incontrata. La io la faccio game. In game va quando bene. Trovo okay. qualcuno che la mia nemesi, perché adesso sarebbe mio padre, ma no, perché in realtà... E allora non ci sono altri punti odio. Da figliare. Quindi tre... No. Io 4, prendo 6. 5 9 minzega quindi sì. Io in realtà da 12 vado a 1
Perché prendi il vuoto? Prendo un punto di vuoto. Io da 12 vado a 4 perché alzo stamina a 5. Almeno mi avvicino al terzo livello. Allora, io vado a 15 punti, ne spendo 12 anch'io per prendermi il vuoto a 3. Merita, merita. Sono il più vuoto! Se vuoi puoi anche prenderti un punto di Yaijutsu. Sì. 46, 100. Come si scrive? Yaijutsu. Ok, Yai. Ok. No, che sei perché è la tecnica di duello, 100... per chi si fosse perso no. pezzi. 150. 150. Scusa. Quello che abbiamo giocato stasera era la leggenda dei cinque anelli. Yeah. Su che abilità ero Yaijutsu? Scusami, awareness se di base. Ok, perfetto. 15. Però poi a seconda del round in cui fai il duello, certo, cambia. Avete ascoltato la leggenda dei cinque anelli, avete ascoltato FumbleGDR.it e FumbleGDR è il podcast che state ascoltando, oltre che su FumbleGDR.it ci trovate su QWERTY.it che è il sito dell'associazione a cui vi potete associare e a cui potete fare donazioni per prendere altre cose interessanti. Questa settimana abbiamo comprato il manuale di Dread, che è uno dei giochi più belli a cui abbiamo mai giocato. Bellissimo. A Fumble e... che vi consigliamo di leggere. Vi dico solo che ci ha giocato anche padre Flanagan. E io ammetto che dopo aver ascoltato la prima puntata di Dread ho comprato un Jenga. Qual era la prima? Non era quella di Ritorno al Futuro? La prima Cyberpunk. Era Cyberpunk? No. Sì, la non prima era Cyberpunk. Ho fatto la moto Transformer. La prima era bellissimo. Chasing the Dragon. La seconda era quella di Ritorno Guerra Stellare Ritorno sì. al Futuro. Okay. Doc. Con chi ero? Con Claudio. Andate ad ascoltare le puntate di Dread. Sì. Le trovate tutte su FumbleGDR.it. Le trovate in one shot, dato che è diviso per campagne. Adesso campagna, me lo stai trattando un po' troppo bene, però. Sì, lo so. Ho pure segnato di quanti episodi è fatta una campagna. Pensa un po'. Potete... Io l'altro giorno stavo cercando Feng Shui. Sono andato a guardare e non la trovavo perché era troppo ordinato. Lo so. E quindi la cercavo tipo in mezzo alle stagioni, no? E invece no, c'è proprio la sezione. C'è proprio una sezione Feng Shui. Andate a condividere il video e il podcast. Yes. Se vi piacciono i giochi da tavolo, andate a vedervi anche com'è quel gioco. Andate a mettere recensioni a 5 anelli su iTunes. Yes. L'ultima è del 27 aprile, quindi dai, su. Esatto, ascoltate i nostri fratellini. Ascoltate sia Epoca che sono i nostri fratellini che SideQuest, che sono i fratellini ma meno malvagi. No, sono i gemelli malvagi. Sono i gemelli malvagi. Tipo Stewie. Esatto. Mettete mi piace alla pagina di Facebook, fateci conoscere ai vostri amici e studiate per la prossima puntata se volete capirci qualcosa, perché io dovrò andare a riscoltarmi qualcosa perché non mi ricordo. Se andate su FumbleGDR.it c'è anche la mappa riassuntiva dei personaggi, che sono tanti, complicati e con un sacco di E tra l'altro la cosa peggiore è che ti stai rendendo conto adesso che molto probabilmente la dovessi aggiornare pesantemente ogni puntata. Lo faccio infatti. Ah sì? Eh sì. Apposta. Ma non ce la dai noi, perché noi ce la dobbiamo aggiornare a mano. No, ve la aggiornate a mano. Però dobbiamo mettere il ragno, sì vabbè, prossima volta. O te la ristampi, vai sul sito, te la ristampi. Quindi sul sito è aggiornata? Sì. Puntata per puntata. Ma non ci stanno poi un foglio tra due sessioni? Quello è un problema tuo, non mio. Lui può far diventare una 3, tu cazzi tuoi. Comunque, per chi volesse fare un'esperienza ai confini della realtà, potete ascoltare Epoca e la puntata di scorsa di Fumble sui Coboldi in rapida successione. Perché tu l'hai fatto? Sì. È quando ti sei messo in malattia? No. No, però dopo ho dovuto andare dallo psichiatra perché non capivo più. Dopo la benedizione. Adesso, però, perché tu non c'eri, ma l'hai sentita la puntata dei Coboldi, no? Sì, sì. Hai visto i tiri? Sì. Devo ancora calcolare, cioè, praticamente tutta la professione di Simone è andata nel cesso. Sì, non esiste la statistica. Sì, ma non solo, sembrava la versione GDR dell'esorcismo di Emily Rose, cioè c'era evidentemente qualcuno posseduto e qualcun altro che invece sai cosa mi sembrava più che altro? Benny Hill. Sì. Era Benny Hill. Sì, il problema è che era Benny Hill come se fosse lui Benny Hill contro un Balor e vince Benny Hill finendo dandogli i colpettini sulla testa al Balor mentre esplode, esatto. Però non gli fa niente esplodendo. Ma, caro Roberto, si chiama bimodale. No. A noi tutto il culo, a te tutta la si chiamano Coboldi. Esatto. Anche questo è vero. Si chiamano Coboldi. Ultima cosa, preparatevi per il 16 giugno, che è il Free RPG Day, yes. E alla UESM faremo
provare sia Clotos che Gattai. Ed è free. È free ed è l'RPG Day e vi potete portare a casa delle cose, magari non per chi arriva presto oppure mi raccomando, dai, ma in generale ci sono cose gratis. Se andate al free RPG Day con dei vostri manuali non metteteci il logo del free RPG Day. Se la potrebbero prendere molto. La Paizo in particolare. E anche se c'è in vettoriale sul sito con scritto scarica qui, non lo potete scaricare. Poi la GDPR adesso sarebbe, esatto, un uccello. Mi arrivano altre 70 mail sulla privacy come sti giorni. Minchio. Venite al Free RPG Day anche perché faremo un annuncio di Fumble al Free RPG Day, quindi siateci per saperlo prima degli altri. Evviva! Fumble si sposta su Roll20. No. No. No, no. Bello, mm-hmm, proprio no. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di... La leggenda dei Cinque Anelli. Fumble! Fumble!